La squadra di coach Mattia Ferrari strappare questi due punti, soprattutto in virtù di quanto capitato la settimana precedente. Bene così, un Arieti, come ben detto da parte tua Jack, che sta facendo un campionato assolutamente al di sopra delle righe e anche al di sopra del preventivabile roster alla mano. Bene così per loro, se lo meritano. Se lo merita Juan Marcos Casini, ex rossoblu indimenticato nei primi anni per l'appunto di coach Ramondino. No, direi gestione Griccio. Addirittura Griccio. Sì, addirittura Griccio. Sì, avete ragione. 13-14 direi. Esatto, non lo ha mai toccato con Ramondino. Infatti poi arrivò Tomassini in quel, sì, in quel ruolo immediatamente, esatto, a coprire la sua fascia di campo per l'appunto. Sicuramente una partita che potrà essere molto interessante e che appunto speriamo possa portare due punti verso il Monferrato. Sì, speriamo che possa portare due punti verso il Monferrato, due punti che sarebbero ossigeno. Ricordiamo due punti che invece all'andata sono andati proprio a appannaggio della Junior Novi Più Casale Monferrato, che ha vinto, quindi ha sfruttato il fattore campo del Palaferraris vincendo contro la squadra di coach Rossi 70-55 con 17 punti di Pinkins, 12 di De Negri e 11 punti di Bernardito e il Tanito Musso. Squadra reatina con coach Alessandro Rossi, ricordiamo che è un classe 83, quindi abbastanza giovane, addirittura più giovane di 3 anni di Juan Marcos Casini e coetaneo di Angelo Gigli, grande altro giocatore ex nazionale che ha fatto un campionato del mondo nel 2006, due europei nel 2005 e nel 2007, che è il capitano di questa Rieti che partiva non forse magari con i fari più accesi del pronostico in questo girone di Serie 2 Ovest, ma si sta comportando veramente molto bene. Ad arbitrare l'incontro Beneduce, Costa e Bartolomeo sul parquet reatino per l'appunto. Manca veramente poco alla sirena iniziale, alla palla 2 di questa partita. Ci fermiamo per un attimo di pausa e poi torniamo live per raccontarvi il primo quarto di questa Rieti Junior Casale Monferrato. Unione Artigiani, con il proprio consorzio servizi operativo a favore delle imprese artigiane e commerciali di Casale Monferrato, mette a disposizione dei propri associati i servizi fiscali, tributari, amministrativi, del lavoro, tutela ambiente, avvalendosi della collaborazione di personale abilitato e consulenti iscritti presso gli ordini professionali, operando formazione tecnica e legale per rispondere alle aspettative della clientela. Unione Artigiani, consorzio fra le imprese, strada Valenza 4H, Casale Monferrato, 0142 46 29 11. Vengo anch'io! Dal 1980 Fiat Panda non ha mai detto di no a nessuno. Figurati a te! Cosa aspetti? Entra anche tu nel popolo di Panda. Oggi puoi averla da 7.500 euro con finanziamento. E in più sulle versioni metano e GPL hai 1.000 euro di extra sconto. Oltre oneri finanziari, anziché 9.000 euro. TAN 6,45, TAEG 9,70. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Fino al 31 gennaio. Fiat Panda, l'auto degli italiani. La concessionaria Grignoglio ti aspetta a Casale Monferrato in Corso Valentino 125, a Vercelli in tangenziale sud 66. Euroedil, dal 1983 la vostra casa è la nostra passione. All'interno delle nostre esposizioni troverete una vastissima scelta di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie, arredo bagno, porte, serramenti, scale, stufe, camini e molto altro ancora, a prezzi veramente competitivi. Venite a trovarci a Casale Monferrato in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil. La vostra casa, la nostra passione. Un hotel pulito, accogliente e comodo da raggiungere a un prezzo modico? Hotel Arcotel a Villanova Monferrato offre confortevoli camere con colazione, parcheggio privato e anche il wifi. Prezzi a partire da 45 euro. Hotel Arcotel a Villanova Monferrato, uscita a Casale Nord dalla A26 sulla statale Casale Vercelli. Cerca Arcotel Villanova su Facebook. Info e prenotazioni 349 61 99 968. Hotel Arcotel. Qualità e professionalità al vostro servizio. Riso Vignola, dal 1880, qualità italiana nel mondo. La tradizione e la passione per il riso, unita alle più evolute tecnologie di produzione per offrire risi, cereali e legumi che fanno la differenza sul mercato. Ma soprattutto sulla tavola di milioni di consumatori in tutto il mondo. Scopri i nostri prodotti anche in linea biologica. Cereali, legumi, farine di riso, olio di riso, biscotti. Visita il nostro spaccio aziendale a Balzola. Riso Vignola, dal 1880, la passione per l'eccellenza.
Per la tua pubblicità su Radio Vanda, chiama 348-9398-380 oppure scrivi a contatti@radiovanda.it. Radio Vanda. Sporti Vandamente, Junior Time. Su Journer Rieti per quella che è la 20ª di questo campionato Girone Ovest della Lega Nazionale di Pallacanestro, Zeus Energy Group Rieti, 9 più Junior Casale Monferrato. Buonasera da Nicolo Foto e da Giacomo Jack Barberis, buonasera a tutti. Ma non soltanto. Dal muro rosso-blu, Marco Scagliotti, Carlino, Delfino, Giampiero Aceto. Oh, stasera ci siamo tutti, non deve esserci nessuno. No, noi siamo tutti qua al Pala Radio Vanda perché c'è anche il regista, grande Fabio. Salutiamo tutti i canali, potete andare su Facebook, sull'app della radio, tutto quello che volete. NPC Rieti, Casale Monferrato, vogliamo una vittoria ulteriore in trasferta, ragazzi. E certo che la vogliamo una ulteriore vittoria in trasferta, direi. Possiamo anche dire soprattutto che Casale ha bisogno di vittorie in trasferta rispetto invece al girone d'andata che ne ha ottenute soltanto due. Dobbiamo continuare invece con il trend di questo girone di ritorno. Coach Ferrari che manda in campo sul parquet il quintetto base con Tinsley, De Negri, Pinkins e Bernardito Musso. Musso non di nuovo sesto uomo, abbiamo ricambiato il quintetto di partenza, Nick. Abbiamo cambiato il quintetto di partenza, evidentemente il match disputato appunto nell'infrasettimanale contro Trapani ha dato buone risposte da parte del ragazzo. Ma di c'è Cesana però, Cesana. Bergamino, c'è errore grafica. Non è colpa nostra questa volta, diciamolo, perché in genere ci copriamo sempre il capo di cenere, non è questo il caso, ci ha ingannato per l'appunto la grafica che ora manda in sovraimpressione il bel faccione di coach Mattia Ferrari che abbraccia i suoi ex, sembra, e probabilmente la sudorazione ha aiutato in questo, ovviamente lo diciamo con tutto l'affetto possibile e immaginabile nei confronti dell'allenatore juniorino che così dà questa nota di colore anche in panchina, parte con la giacca lui, c'è da dirlo, ci crede molto, dura abbastanza poco la giacca di coach Ferrari, diciamo che di solito le sette camicie finiscono tra il primo e il secondo quarto, diciamo. Rossi e Ferrari la praticamente solfa delle banalità in panchina come cognomi se non altro tra i due allenatori, certamente potrebbero riconoscerli benissimo anche all'estero, al posto di Trinchieri a livello di nome sarebbe abbastanza comodo prenderne uno dei due. La palla 2 non vale, si riparte. Sul parquet chi c'è invece per Rieti? Dovrebbe esserci Angelo Gigli che alzerà la palla 2 con Pinkins, direi Tomasini, direi Toscano, direi De Boie e poi direi Bobby Jones. Assolutamente sì, la palla 2. Che nazione è Bobby Jones? lo dici tu. Tu sei una persona terrificante. Equatoguineiano, lo vado a leggere anche perché altrimenti non avrei potuto fare. La palla è in mano ai giocatori di Rieti che da sotto canestro con Angelo Gigli immediatamente muovono il punteggio e la retina. 2-0 per la squadra di casa. 2-0, azione tipica vicina al canestro per Angelone Gigli, grandissimo centro, già giocatore della nazionale italiana in varie svariate edizioni degli europei, come già anticipato fuori dai nostri microfoni. 2-0, partenza razzo. Invece adesso la palla è immediatamente rimessa in campo dalla Junior all'altezza del centrocampo, in questo momento con Brett Isley. Dalla punta esce Nicolò Martinoni. Luca Cesana ci aveva ingannato la grafica, invece lui è in campo dall'inizio. La palla per De Negri, ancora Tinsley prova ad avventurarsi all'interno del pitturato. Fallo subito dal giocatore americano, andrà in uletta con due tiri liberi, direi. Non la soluzione più semplice da parte del giocatore nativo di Oregon City, lo scarico verso Nicolò Martinoni avrebbe forse potuto premiare quantomeno l'azione di gioco. Bene il fischio che manda in lunetta per l'appunto il ragazzo in canotta numero 2, il primo tiro libero è fuori, sputato fuori dal canestro, pertanto Casale può solamente accorciare, dimezzare del 50% le lunghezze contro Rieti. Il secondo va decisamente dentro e palla rimessa in gioco da parte dei ragazzi in maglia azzurro, granata e anche un pochettino bianca, con Adeboye che cerca il passaggio che non arriva, poi sì in favore appunto di Jones davanti a sé a Cruz. Pinkins prova a scavalcare la difesa di Casale Monferrato, c'è un contatto tra Nicolò Martinoni ed Angelo Gigli, sfida tra capitani, la vince al momento il ragazzo in canotta numero 12. Potrebbe essere una bellissima sfida questa, una chiave importante
importante per questa partita. I due capitani Martinoni e Gigli si sono dati il 5, ha subito ammesso il fallo che ha commesso su Angelo Gigli Nicolò Martinoni. La palla invece in questo momento è a favore di Adegboye. Adegboye ancora per Gigli, entra e riesce a fare anche lui due punti immediatamente, 4-1. Sono tutti e due, sono tutti e quattro i punti quelli per Gigli, che fa immediatamente una magata a livello difensivo e ruba la palla a Martinoni, e la palla mi sa che è addirittura ancora della NPC Rieti. Assolutamente sì, sbaglia la rimessa da fondo campo Nicolò Martinoni, colpendo il fisico del capitano per l'appunto della Zeus Group NPC Rieti. La palla lo colpisce, poi ovviamente Martini non può andarla a toccare proprio perché è stato il primo a tentare di metterla in gioco, molto bene in questo caso in fase difensiva Cross Pinkis, che costringe Jones a pestare la riga. 4-1 il possesso però è di Casale Monferrato in questo momento, che andrà a rimettere la palla in gioco con l'Enfant du Pays, come giustamente l'hai ben definito e ribattezzato tu, Jack De Negri. Poi verso Cesana i due giovanissimi vanno a scambiarsi il pallone davanti a sé a Toscano, il numero 11 di Casale Monferrato ruota ancora il pallone all'indirizzo di Cesana, poi il passaggio sempre sul perimetro per Cruz Pinkis, prova a nascondere la palla, gioca con la tabella, fa un miracolo sportivo Cruz Pinkis. 4-3, bellissimo ingresso di Cruz Pinkis all'interno del pitturato, passo d'incrocio e con la mano sbagliata, ovvero da sinistra ma con la destra, riesce ad appoggiare al tabellone e battere il suo difensore, fare 4-3. Ora invece il suo attaccante, ovvero quello che marcava, ha subito proprio fallo da Cruz Pinkins, non andrà in uletta, ma sarà il secondo fallo di squadra già per la Junior. 4-3, 8-15 da giocare, può rimettere dal fondo Adegboye. Due minuti assolutamente godibilissimi in quel di Rieti. Toscano per Gigli, ancora lui con la sua numero 5, prova ad elevarsi, il tiro da due punti è perfetto da parte dell'ex, chiedo scusa, da Simone Tomasini. Ci ingannano ovviamente le barbe dell'ex giocatore di Legnano, allenato per l'appunto da coach Mattia Ferrari. Dall'altra parte Martinoni, ancora Cesana, sempre Martinoni, Angelo Gigli davanti a sé, prova ad elevarsi Cesana, wow! Da tre la bomba è perfetta, 3-3, anzi 6-6. Solo rete per Luca Cesana dopo una grandissima prestazione con Trapani, se non sbaglio 19 punti per lui mercoledì contro Trapani. Ora una bellissima conclusione da tre punti. Dall'altra parte prova a fare tutto da solo Bobby Ray Jones e immediatamente riesce a riportare 8-6. Ma soprattutto cerca di far capire chi comanda, perché questa è veramente una giocata di altissima classe. Ancora Davide De Negri, siamo già dall'altra parte, immediato, prova le finte Pinkins, questa volta è corto il tiro, ha colpito il ferro, ma ancora una volta la soluzione provata dall'americano è veramente bella. Bella, ci stava questa conclusione, anche se leggermente corta. Dall'altra parte ci prova subito Tomasini, la palla per Gigli, circola bene la palla, in questo momento però si incespica un po' nel passaggio Gigli contro lo stesso Tomasini, che prova ad avventurarsi lui stesso all'interno del pitturato contro mezza difesa della Junior. Buono il controllo del rimbalzo da parte di Tomasini, subito immediatamente il contropiede per Tinsley, perde la maniglia in occasione dell'arresto quasi sulla linea del tiro libero, palla persa. Allora, abbiamo visto due o tre cose interessanti secondo me nel giro di due azioni di attacchi e contrattacchi. Rieti è sicuramente una squadra che si diverte a giocare, lo fa con piacere, e questo però può diventare croce delizia della squadra allenata da coach Rossi, bisogna approfittarne. Dall'altra parte invece il numero 2 di Casale si è fatto un po' troppo spaventare dalla fisicità dell'avversario diretto, vale a dire Jones, e intanto subiamo altri due punti, 10-6. Devono limitare un po' queste penetrazioni da parte dei piccoli, soprattutto sul primo passo i nostri piccoli, sia De Negri che Cesana. De Negri in questo momento sul possesso di palla, scarico immediato per Martinoni che scaglia da tre punti, corta la sua conclusione, lottano a rimbalzo Tinsley e Adegboye, tocca per ultimo il giocatore inglese nigeriano, la palla è per la Junior in fase offensiva. Sì, Martinoni deve approfittare di questi tiri da tre punti, era veramente isolato il capitano di Casale Monferrato, che ora va a prendere la palla, attenzione, la va a scaricare all'indirizzo di Brad Tinsley, lo scarico verso Pinkies che poi si fa soffiare il pallone dal buon movimento di Tomasini. Il pallone sembrava essere di Casale Monferrato in maniera abbastanza evidente, non è così almeno per quanto riguarda i tre signori con la maglietta dell'Olanda. Peccato, perché a mio avviso non ci hanno capito moltissimo. Io credo che forse la decisione potrebbe essere cambiata. Molto infatti bene così, così l'arbitro dall'altra parte ha visto, perché comunque Cesana ha lasciato scorrere volontariamente la palla verso il fallo laterale. Manca ancora 6 minuti e 8 secondi sul cronometro del primo quarto. E intanto, per chi fosse interessato, ci prova da casa sua direttamente De Negri. Ovviamente stava scadendo il tempo a disposizione. Il possesso torna nelle mani di quelli di casa con il
numero 45 a De Boye, che va a scaricare verso Jones, vede un pertugio e va a coprirlo immediatamente con un tiro da due punti. Molto bella la realizzazione anche in questo caso. Dicevamo, per chi fosse interessato, coach Mattia Ferrari ha immediatamente tolto la giacca, ma Tinsley vede un movimento da parte di Martignoni che poi sbraccia in maniera abbastanza evidente, si prende un fallo. Si prende un fallo, se ne accusa Angelo Gigli, anche se chiede non sono una spiegazione, ecco. No, per me fallo in attacco. La sbracciata di Martignoni secondo me era evidente. L'arbitro ha voluto forse compensare un'idea, Gigli si sta lamentando adesso perché i falli sono stati fischiati solo a Casale, ma la squadra più aggressiva di tutte è Rieti in questo inizio di partita. Ci vuole comunque personalità a fischiare un fallo di questo tipo ad Angelo Gigli, soprattutto in casa, quando Rieti gioca nel suo palazzetto. Come ogni squadra che gioca nel suo palazzetto, fischiare contro vale due volte, per intenderci. De Negri per Martignoni, buon giro palla, non è più Casale Monferrato, che però non riesce ad entrare all'interno del perimetro. Tinsley prova ad inventarsi un tiro, la palla colpisce il ferro e va nelle mani di Toscano, questa volta sì. Va nelle mani di Toscano, non grandissima la circolazione offensiva da parte della Junior. Dall'altra parte invece è libero dalla linea dei tre punti Jones, che va lungo invece, lottano rimbalzo Martignoni e Pinkins, la raccoglie Pinkins, subito Tinsley, dall'altra parte running gun immediato per De Negri che scaglia da tre punti, corto, ancora rimbalzo Martignoni, prova la rovesciata con il suo mancino, corta leggermente la rovesciata, sempre 12-6, rimbalzo per Adegboye. Sfortunata la Junior fin qui, quantomeno in questa azione, molto bene in fase difensiva, al contrario Rieti sempre all'interno del pitturato di Casale Monferrato, fuori poi l'indirizzo di Tomasini che mette il piede, forse anche due, all'interno del pitturato appunto di Casale Monferrato e va a fare il 14-6, Junior più che doppiata, chiama il time out coach Mattia Ferrari, non può fare altrimenti, una Junior che sta giocando bene, una Rieti che sta giocando meglio. Una Rieti che sta giocando sicuramente meglio, e dopo che il coach Ferrari chiama il time out non possiamo fare altro noi di Radio Banda che chiamarlo anche noi. Hotel Arcotel a Villanova Monferrato, uscita a Casale Nord dalla A26 sulla statale Casale Vercelli. Unione Artigiani, consorzio fra le imprese, strada Valenza 4H, Casale Monferrato, 0142 46 29 11. Qui in collegamento dal Pala Radio Vanda e loro dal Pala Sojourner per il primo time out chiamato da coach Ferrari in questo primo quarto. Rieti 14, Casale 6, dicevi Marco fuori prima dai microfoni, più aggressiva Rieti di Casale, vero o no? Ma sicuramente sì, sono entrati in campo tarantolati, anche vedo i tifosi esaltati perché la posizione di classifica, giustamente l'avete sottolineato voi, non speravano i tifosi di Rieti di essere lì. Mi ricorda un po' una squadra dell'anno scorso che vedevamo sovente al Palaferraris, facevamo meglio di Rieti, però ci sentivamo un po' unti dal signore. Sono visto Bobby Jones che ha esaltato il pubblico alla prima azione difensiva, quindi Rieti ci crede e vuole andare a ridurre il gap con si Roma. Vede proprio che è una squadra che si diverte, ma proprio per questo la Junior deve saper approfittare degli errori, perché possono arrivare nel momento in cui la leggerezza mentale è evidente, come in questo frangente. Cesana poteva provare il tiro, decide scaricare per De Negri ed è una grande soluzione quella trovata da Luca Cesana in favore di Davide De Negri, tre punti per lui, si lamenta Toscano, 14-9. 14-9, bellissima azione da parte di Luca Cesana, come hai tu sottolineato e lo ha sottolineato anche coach Ferrari applaudendolo molto dalla panchina. Cesana in un momento molto pimpante, mi è piaciuto sia mercoledì che in questo inizio, già un bel assist con un extra pass a tre punti. Dall'altra parte invece immediatamente Tomasini prova la penetrazione, uno contro uno con Cruz Pinkins, direi che l'arbitro ha segnalato un fallo da parte di Martignoni. Io temo che sia di Martignoni, non vorrei che sia il terzo, il secondo? Va in panchina. Sì, giustamente coach Mattia Ferrari decide di sostituirlo, un buon approccio alla gara per lui, sfortunato probabilmente in questo caso. Euroedil, a Casale Monferrato in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil, la vostra casa, la nostra passione. Siamo ritornati live, abbiamo fatto un piccolo break pubblicitario approfittando dell'avvio verso la linea della carità da parte di Simone Tomasini. Il primo va dentro, il secondo no. Cruz Pinkies, a mio avviso il migliore dei suoi, almeno in questi primi sei minuti di gara, con De Negri, probabilmente entrambi appunto sugli scudi, ma Cesana prova a rubare lo scettro dei migliori in campo fin qui per la Junior con una bomba
di altissimo livello, di altissima caratura, di grande difficoltà, che dimostra comunque la serenità mentale di questo giocatore in un momento in cui pare unto dal signore. Pare unto dal signore per davvero. 2 su 2 della lunga distanza con un bellissimo extra pass prima per la conclusione della lunga distanza di De Negri. È un ottimo inizio. Junior che è soltanto sotto di 3 punti. Conclusione invece della lunga distanza da quest'altra parte di Tomasini, che si esalta il pubblico. Solo rete, 18-12, meno 6. Bravo lui, perché era importantissimo provare a dare un break in questo momento della partita. Probabilmente non c'è fallo in attacco e così Tomasini è solamente scivolato. Ora vi racconteremo che cosa è capitato. Ci ha provato da casa sua Davide De Negri, secondo me ha un po' esagerato. Sostituzione, è entrato Nazareno Italiano, che va a spiegarsi con Toscano per questo scambio di contatti fisici. Dicevamo, per l'appunto, era andato in terra un giocatore di Rieti. Ovviamente il mismatch era favorevole a colui che si trovava con il sedere sul parquet. Ovviamente Davide De Negri e i contatti fisici non vanno proprio d'accordissimo. No, beh, chiaramente la mole di Davide De Negri non è sicuramente adatta alla garra, alla partita fisica al 100%, però magari, anzi, essendo fisicamente un po' più leggero, magari può sgattaiolare e penetrare, così come ha fatto nelle prime azioni anche a Dick Boy dall'altra parte. Grande cambio di gioco, bellissimo cambio di gioco. Peccato che sparacchia un po' via il pallone Toscano. Cesana dall'altra parte immediatamente può scagliare il contropiede, palla per De Negri che perde la maniglia, gli fischiano questa volta il fallo. Ottimo. Abbiamo visto pochi secondi fa, faccio una premessa, io di basket ci capisco veramente poco, sicuramente molto meno di coloro che sono qui ad accompagnarmi con me questo pomeriggio. Ragazzi, ancora una volta sottolineo, questa Rieti è una squadra che si piace tanto, Toscano lo ha fatto vedere, approfittiamole perché non sarà sempre rose e fiori. È vero, potrebbe anche rischiare di esagerare nel fare un po' di showtime, nel fare un po' di spettacolo, e magari potrebbe addirittura fare errori banali come quello che ha fatto adesso Toscano. Noi dobbiamo approfittare, non come De Negri, che ha perso in questo momento un po' il controllo del suo corpicino e ha commesso fallo offensivo. Fallo anche di Valentini. Intanto c'è stata una sostituzione anche per gli Aretini. 2 tiri liberi, direi che possiamo quasi quasi andare per l'ultimo time out del primo quarto. La concessionaria Grignoglio ti aspetta a Casale Monferrato in Corso Valentino 125, a Vercelli in tangenziale sud 66. Riso Vignola, dal 1880 la passione per l'eccellenza. Simone Tomasini mette nel mirino il bersaglio, ora che è sulla linea della carità, il primo va dentro. Vediamo se riesce a migliorare il suo score precedente, ovviamente ci auguriamo di no in quanto tifosi di Casale Monferrato. La fortuna ancora una volta non aiuta gli audaci, palla che finisce fuori e Fabio Valentini prova il contrattacco. 19 per Rieti, 12 per Casale Monferrato, 2 minuti e 30 da giocare. Luca Cesano davanti a sé, ancora una volta Simone Tomasini viene a prendersi il pallone, o meglio prova ad allontanare l'avversario diretto Nazareno Italiano. Grande percussione offensiva da parte di Luca Cesana, ancora una volta premiata con il fallo. Sicuramente non so se però fallo è su conclusione di tiro, se ci sono 2 tiri liberi. No, è così, e infatti è rimessa in fase offensiva da parte di Fabio Valentini, che sono d'accordo comunque. Certo, consegna a Pinkins la palla per Cesana, tantissimi minuti per lui in campo, praticamente tutto il primo quarto ancora non è uscito. La palla per Valentini, ecco anche il tiro dell'altro Enfant Dupay, un po' corto, bellissimo il rimbalzo di Chris Pinkins, che ottiene una grande azione offensiva con un fallo subito proprio da Pinkins, commesso da Giovanni Carenza, appena entrato anche lui sul parquet, di Castellaneta ma di scuola States. Fallo anche per lui. 2 tiri liberi per la Junior, 9 più Casale quando mancano 2:09 sul primo quarto, 19-12. E questa volta si va per l'appunto in lunetta? Forse. No, perché? Inspiegabile, direi quasi, la decisione degli arbitri in questo caso. Non so, avrei dovuto capire quando è arrivato il fischio, onestamente. Per come l'ho vista io, era fallo di tiro tutta la vita. Luca Cesana davanti a sé a Jones, prova a sparargliela in faccia! E non solo in faccia, ma direttamente da casa sua, da Erba, con il numero 9. Luca Cesana, una tripla, insomma, unto dal signore, forse riduttivo in questo momento, per il giocatore di Cantù. Dall'altra parte Carenza, sempre Cesana, vediamo se anche in fase difensiva riesce a fare qualcosa su Tomasini. Si inventa un miracolo il giocatore in canotta numero 5 e direi che per l'appunto ha restituito Pamper Focaccia in... Ed è già la terza volta che lo fa. Assolutamente sì, in sede di miracoli.
Valentini prova ad offendere là in mezzo, si è trovato in una selva di mani, recuperiamo con Nazareno Italiano e va benissimo così, anzi era il Tanito Musso che vede quel pallone, lo prende e lo infila dentro. Tanito Musso con i capelli un po' più corti di quanto è solito, l'avevamo già detto la scorsa settimana, può sembrare un po' una zera in italiano, zingarata per lui. 17° punto solo da quest'altra parte, invece da tre punti sbaglia però la conclusione Toscano, la palla invece è da quest'altra parte per Musso. Musso che prova a organizzare un'azione offensiva da parte della Junior. Sul perimetro Nazareno Italiano questa volta la ed è lui davvero, ed è lui 21-20, meno uno per la Junior. Immediatamente time out chiamato da coach Alessandro Rossi. Siamo lì. Scommesso sui time out e direi che stavolta ti ho battuto, Marco. Ma una bella Junior comunque, ragazzi, veramente, perché si poteva crollare subito sin dall'inizio, perché loro grande determinazione, ferocia, tirano da tutte le parti del campo, gli entra tutto, però siamo stati lì, secondo me abbiamo preso dei tiri ottimi facendo girare bene la palla con calma e poi abbiamo un Cesana da NBA on fire, incredibile. Se ce n'è uno, sicuramente una grandissima prestazione, una settimana veramente on fire da parte di Cesana, sia contro Trapani che in questo inizio di partita qui al Pala Sojourner di Rieti, gremito peraltro, bella la tifoseria di Rieti, questi amaranto celesti sono veramente tanti, ci credono assolutamente per questa gara, ma ci crede anche la Junior di coach Ferrari, Nicolò, no? Ho visto e sono certo una sciarpa della Aston Villa. I colori sono medesimi. Era dell'Aston Villa, sono certo di quello che ho visto, non c'erano i martelli, c'era il leone rampante, per cui direi che si tratta della squadra di Birmingham. Dicevi una bella Junior, assolutamente sì, una squadra che sta meritando e forse ottenendo anche un filino di meno, ma comunque Rieti per l'appunto non sta rubando assolutamente nulla. Torno a ripetere perché ne sono estremamente convinto, si specchiano, approfittiamone. Entra in campo anche Casini, c'è una rotazione in questi ultimi secondi, dentro anche Federico Bonaccini che ora prova a chiamare l'arrembaggio davanti a sé a Valentini, sempre per Jones, caposaldo ovviamente di questa squadra, insieme a Tomasini che prova a cambiare il campo all'indirizzo di Casini. C'è però un fallo da parte di Nazareno Italiano che alza la manina e si accusa come per chiamare la maestra. Secondo fallo per lui è già in bonus casale, quindi sicuramente andrà in lunetta a Rieti per cercare di rimpinguare questo bottino di 21 punti. Andrà in lunetta con Bobby Ray Jones Jr., naturalizzato equatoguineano, dovevo dirlo anch'io assolutamente. No, ma stai tranquillo, partita. Ma non te lo rubavo, te lo puoi tenere per quanto è solo difficile. A due, ragazzi, dovete dirlo 33 volte. Ma esatto, è stato il diktat di dirlo 33 volte la partita, sarà ancora molto lunga. Spero non così tanto, però. Primo libero segnato per lui, anche il secondo a bersaglio, 23 Rieti, 20 Casale, 35 secondi sul cronometro, 33 in questo momento. La palla cercata di portare dall'altra parte del campo da Valentini. Valentini ancora per Bernardito Musso, ancora per Fabio Valentini. Prova a penetrare all'interno del pitturato lo stesso Valentini, corto però. Molto bravo Valentini, in questo caso di meglio oggettivamente non poteva fare. Simone Tornassini con tutta la calma del mondo, 14 secondi da qui alla fine, discrepanza di una 12 secondi dai due tabelloni, però va ad affondare Casini, decide di scaricare fuori per Jones, l'attacco centrale da parte del numero 14, riesce anche ad andare in maniera abbastanza fortunosa al rimbalzo, sono andati in quattro a chiuderlo, la palla si è scagliata sul ferro corto, è tornata sulle mani del numero 14, ex college di Washington Huskies, sul successivo possesso per l'appunto arriva il 25-20, va benissimo così direi, ci fermiamo per un attimo di sosta, poi torniamo con le statistiche di questo primo quarto. Per la tua pubblicità su Radio Vanda chiama 348-9398-380 oppure scrivi a contatti@radiovanda.it. Radio Vanda. Sportivandamente Junior Time. Qui subito in collegamento con
il Pala Radio Vanda e con tutti i nostri ascoltatori da radiovanda.it, dal canale YouTube, dal canale social come Facebook e soprattutto dal sito www.radiovanda.it. Junior che è sotto di 5 punti a Rieti al Pala Sojourner. Marco, che cosa ne dici? Allora, dico che purtroppo abbiamo due falli di Martinoni e due di Italiano e questi graveranno sull'intensità difensiva della Junior nei prossimi tre quarti. Giampiero ha sottolineato un fatto corretto, arbitri un po' troppo fiscali per i contatti che ha tentato la Junior in difesa di opporre agli attaccanti reattivi. Qui guardate le ballerine, però io devo leggere le statistiche, o fate i seri o se no vi faccio brave dire, però e qui Toguai Negliani un po' di volte no, purtroppo paghiamo dazio di 5 punti alla fine di questo quarto che sono un po' troppi per la Junior che ho visto, direi il primo quarto migliore di queste prime 20 giornate della regular season di tutte e due le squadre, eh? Sì, sì, il match equilibrato, 71% però sta tirando Rieti, mi sembra, Nick, come dicevi tu, una percentuale un po' da specchio, un po'. Quanti punti ha Tomasini? Tomasini ne mi darete ha ragione. Ne ha 11, l'unico in doppia cifra, le ha segnate 3 su 4, 1 su 1. Noi quasi in doppia cifra Luca Cesana, diciamo unto del signore 3 su 3, però davvero loro 71,4% è irreale. Casale tira con un 46,7 che in trasferta è buono e sotto è solo buono di 5 trasferta. E sotto solo di 5 mi sembra troppo davvero il divario, però secondo me si può giocare sulle percentuali di Rieti, ecco. Siamo tornati in partita, Nazareno Italiano vuole lo scambio, decide di no, invece fa tutto da solo, è molto bravo a nascondere il pallone, deve stare attento all'infrazione di passi sotto canestro, il tentativo di passaggio verso Cruz Pinkies, l'idea era buona, oggettivamente era zigrugolata. Sì, si è andato un po', come si dice in gergo tecnico, intruppare all'interno della difesa reatina, troppa gente ha fermato il bloccato il palleggio e non è riuscito più a sapere che cosa fare né a trovare un uomo fuori dallo scarico né andare al tiro. Vorrei capire come ha fatto a non cascare nell'infrazione di passi in tutto questo. Per non farlo ha dovuto buttare via il pallone. Esatto. Bomba di Casini, bomba, è entrato anche lui, 28-20. E le conosciamo, siamo abituati, o almeno eravamo abituati a vederle 28-20. Dobbiamo stare attenti a contenere il sanguinamento in questa fase della partita. Nazareno Italiano verso Bernardino Musso, cerchiamo di stare a contatto, che più contatto non si può, verso Nazareno Italiano marcato da Musso, attenzione, gioca bene con il fisico, sotto per Pinkies, molto bravo Toscano, ma ancora più bravo l'arbitro a segnalare il fallo, non era scontato a mio avviso, almeno da quello che ho visto in live. No, c'era un abbastanza cuoio, ma secondo me anche un pochettino di pelle da parte di Toscano, è toccato Cruz Pinkies, vediamo un po' il replay che ci conforta, sì, gli dà la mano sulla testa, gli dà la mano sulla testa, primo tiro libero di Pinkies, bling, dentro, 28, per il ragazzo di Marianna, 28-21. La Marianna non è la fidanzata, ma è la città dove è nato. Yes, direi Florida. Potevi evitarlo di metterci il dubbio. Abbiamo già detto che Marianna non è la sua donna, ma è la città dove è nato, e non si sa mai. 28-21, il possesso ancora nostro. Sbagliato il secondo tiro libero, però c'è un'altra opportunità. Lottiamo, ragazzi, perché questa partita merita di vedere dei bei contatti, speriamo non troppo sanzionati dagli arbitri, però che ci lasciano giocare un po' anche. Pinkies verso Fabio Valentini, fuori dal perimetro per il Tanito Musso, raddoppiato dal connazionale Juan Marcos Casini, chiuso proprio dal giocatore in canotta numero 6, la palla ancora nostra. Notavo la meravigliosa Air Jordan tatuata sul braccio sinistro di Nazareno Italiano e direi che è un fallo evidente, lo hanno assegnato a Casini per il rivolo dessero a Toscano. Fallo direi assegnato a Casini, hai detto tutto bene così. Tutta la vita il fallo. Io preferivo a Toscano. Il primo fallo secondo me è proprio di Toscano, poi arriva dopo Casini, ma il fallo era già compiuto. Bing! Il primo va dentro da parte del Tanito. 2-8-2-2. 8-56 da giocare e il Tanito fa 1 su 1 in questo momento. Secondo tiro libero. Bling! E anche questo va dentro, serenità mentale ritrovata da parte di Bernardo da Pergamino. Il contrattacco da parte di Bonaccini, scarico verso Carenza, ancora Bonaccini, poi all'indirizzo del neoentrato Alberto Conti, davanti a sé Luca Cesano, il gioco è fermo però, c'è stato un fallo e lo si ha fatto accusa Fabio Valentini. Sì, si accusa Fabio Valentini, un blocco irregolare lontano dalla palla, sicuramente un po' fiscali gli arbitri, però ci sta nello spirito del gioco, si accusa immediatamente del fallo il giocatore da Casale Monferrato. Bene così, bene soprattutto vedere un ragazzo così giovane non lamentarsi per questi contatti. 2-8-2-3, rimaniamo sotto di 5.
Rimaniamo sotto di 5, 8:41 da giocare, entra sul parquet in questo momento Brett Hinsley, il giocatore da Oregon City. L'unico un po' mancato fin qui, eh? L'unico effettivamente un po' mancato, forse poco in campo, ma perché Cesana ha fatto parecchio bene. Siamo parecchio bene fa in questo momento anche Bernardito Busso, che va immediatamente a rubare la palla in contropiede, appoggia il tabellone e realizza. 28-25, meno 3 per Casale. Bravo Tainito, che ha visto il movimento di passaggio oggettivamente un po' telefonato da parte di quelli della nuova pallacanestro di Rieti, che sono sull'out di sinistra con carenza, vanno in zona centrale all'indirizzo di Toscano, apertura sulla destra dove c'è Bonaccini da tre punti. Nothing but net, direbbero gli americani, assolutamente solo rete dal perimetro, era bello libero, isolato sul perimetro, canestro, 31-25, immediatamente ricacciato indietro, la rimonta della Junior, 8:02 sul cronometro, Luca Cesani in questo momento in possesso di palla per Nazareno Italiano, ancora Brett Hinsley contro Toscano. Prova il tiro sporcato da parte di Toscano, la palla schizza da una parte dall'altra, 3-2-1, Nazareno Italiano dalla lunghissima distanza, quasi da casa sua, scheggia il ferro, palla fuori. Ha fatto la cosa migliore che potesse fare Nazareno Italiano, oggettivamente era complicato riuscire a colpire il bersaglio da quella posizione, molto bravo se non altro a non far prendere il pallone agli avversari in quella fase, era complicato, nel calcio si dice chiudi l'azione, nel momento sì, certo, in cui la palla esce dall'area di rigore, calcia, anche se tu sei Chiellini, cerca di inquadrare lo specchio, l'importante è che non la prendano gli altri, ha fatto esattamente così Nazareno Italiano, da lì era veramente difficile, se non altro non abbiamo preso la ripartenza. Juan Marcos Casini sotto per carenza, sotto ancora per Bonaccini, non riesce a trovare il contatto col pallone, raddoppiato in marcatura, poi Toscano fuori per carenza, un'altra azione giocata molto bene, ferro corto che ci premia, giocata molto bene, un bellissimo backdoor fra carenza e Bonaccini, fortunatamente per la Junior non realizzato e nemmeno la conclusione della distanza. 31-25, 7:14 da giocare, Junior con la palla in mano, Tinsley per De Negri, bellissimo lob all'interno per Pinkins, sfortunato, poteva starci il gioco da tre punti, fallo subito da Pinkins, ma ferro che sputa indietro la conclusione. Triangolazione perfetta da parte della 9 più Casale Monferrato, ci fermiamo per un attimo di sosta, poi di nuovo live. Hotel Arcotel a Villanova Monferrato, uscita a Casale Nord dalla A26 sulla statale Casale Vercelli. Unione Artigiani, consorzio fra le imprese, strada Valenza 4H, Casale Monferrato, 0142 46 29 11. Fear the Beard in lunetta, il primo va dentro, anche il secondo, Casale accorcia 3-1-2-7, più o meno il margine è sempre quello, ne abbiamo rosicchiato uno rispetto alla prima sirena intermedia, qua Marcos Casini davanti a sé a Davide De Negri, prova carenza a portar via l'uomo, lo fa in maniera molto buona, poi c'è l'infrazione di passi davanti agli occhi dell'arbitro e davanti a quelli di Cruz Pinkis, che immediatamente a mo' di letterina va a fare il balletto dell'infrazione per l'appunto. Giusto, dicono dal muro ullala. Perché Pinkis non può spendere falle, siamo corti con i lunghi, ricordiamo anche l'assenza di Cattapan. Siamo corti con i lunghi, un gioco di parole, però ha fatto un'azione importante, ha fatto sì far commettere passi sulla linea laterale, quello è il tipo di difesa che vogliamo da Cruz Pinkis. Giustissimo, dice Marco, la palla in questo momento è nelle mani di Tinsley, sapienti mani di Tinsley, palla per De Negri, esattamente ancora per Cruz, per Tinsley, fuori per Musso, conclusione della distanza anche del Tanito, tre punti anche per lui, 31-30. Con grande velocità cercano di andare immediatamente dall'altra parte i ragazzi di Alessandro Rossi, probabilmente pungolati nell'orgoglio e non solo, e questa è ancora una volta una buona reazione per noi casalesi. Adeboy è sotto canestro per Jones, molto bravo a sollevare il pallone, a non farlo toccare dalle mani dei giocatori di Casale Monferrato. Una piccola chiosa relativa a Cruz Pinkis, al momento una partita da leader verissimo. Verissimo, una partita da leader, è così che deve fare Cruz Pinkis, abbiamo forse un po' pungolato nelle partite precedenti, prova dall'altra parte un passaggio Musso. Grazie Toscano, non ho capito effettivamente cosa stesse facendo Toscano da quella parte, ci stava quasi aiutando a realizzare un canestro da tre punti, così non è. Rimbalzo di Pinkins, fuori ancora per Davide De Negri, conclusione da tre punti sputata dal ferro, la palla ancora per Italiano, palla per Musso, quarta conclusione consecutiva da tre punti e questa volta è buona. Credo che Jones non pagherà la pizza a Toscano, direi di no, se non altro a vedere quello che gli ha urlato.
o quantomeno con la veemenza con cui lo ha fatto. 3-3-3-3, lo ha fatto il giocatore ex legnano a questo punto, perché l'infrazione di campo era assolutamente evidente. Toscano ha provato a tenerla buona per il contrattacco, ed è il discorso dello specchiarsi, signori. Vero. Ed è il discorso di giocare con allegria, perché dici, ma tanto sì, il nostro sarà di là, il nostro ci sarà. Vuoi mica che noi in questo momento della partita non riusciamo a conquistarci due punti elementari? No, gli hai fatti fare tre dall'altra parte. Anche perché poteva essere rimessa laterale in zona offensiva per Rieti. Una decisione veramente incomprensibile da parte di Toscano, anche se andrà in lunetta in questo momento con due tiri liberi sul 33-33 e fa il suo primo ingresso sul parquet anche Who Lets the Dogs Out, Leonardo Battistini. Prima va dentro per Toscano. Daniele Toscano, nativo di Gaeta. Secondo voi è il tipo di una partita per Battistini? Potrebbe esserlo, con un bel po' di lotta a rimbalzo, soprattutto con Bobby Jones. Potrebbe essere una partita di Battistini. Io credo che Battistini debba entrare con davvero camminando sulle uova, perché è giocatore di irruenza e in questo momento di irruenza non serve. Siamo d'accordo là dietro? Siamo d'accordo, però quando si lotta, secondo me Battistini a strappare due palloni dalla spazzatura è il personaggio ideale. Poi abbiamo problemi di falli, quindi bravo, giusto farlo entrare a 5 minuti alla fine. Adesso qua non dobbiamo però perdere palloni importanti, la recuperiamo con De Negri e viva. Palla viva, voleva dare la palla subito a Battistini. Tinsley ci ha riprovato una seconda volta, ha riperso la maniglia Battistini, anche se gli arbitri premiano la Junior perché dicono che Bobby Jones ha toccato la palla con la gamba, e per cui riazzerano il cronometro a 14 secondi quando ne mancano 5 e 0-1 sul cronometro del secondo quarto. Non benissimo come ball handling a Battistini. Beh, però la toccata di Puncione, Bobby Jones. Io aspetto a dirlo, ne parliamo poi più tardi. Allora se ne parliamo più sono tardi. Preoccupato dall'impatto sulla partita da parte di Tinsley. Battistini, palla per lui, apre sulla destra dove c'è il Danito Musso, raddoppiato in marcatura e da due di primo pelo, scarico ancora fuori per Battistini che da posizione abbastanza comoda colpisce il ferro lungo. Bravo Jones a strappare la palla dalle mani di Tisley. Torno a ripetere ciò che ho detto poc'anzi, lo scarico verso Juan Marcos Casini con comodità, fuori ancora una volta per il 6, giro palla micidiale da parte della nuova pallacanestro Rieti, da vedere nelle scuole questo triplo passaggio in successione. Veramente bellissima come azione offensiva, la palla che circolava in maniera fluida, due extra pass, conclusione da tre punti di Casini. Non bene dall'altra parte in fase offensiva Battistini, ma nemmeno Tinsley, come tu hai detto, è da analisi, un pochettino morbido. Apertura sulla destra dove c'è Battistini sotto canestro, è molto buona la difesa da parte di Jones, c'è un fallo ed è fischiato proprio al 12 di Casale Monferrato. Paura Pinkins, ragazzi. Pinkins? Aia, secondo fallo anche 15. Per lui. Sì, non poteva essere fischiato a Battistini. Sì, spinto realtà da dietro, giustamente. Giustamente commissionato il fallo da parte degli arbitri. E in quanto leader è qui che deve dosarsi. Cruz Pinkins, ci fermiamo per un attimo di sosta. Euroedil, a Casale Monferrato, in strada Valenza 7S. Aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil, la vostra casa, la nostra passione. Un totone! Rientriamo in voce al Pala Sojourner loro e noi al Pala Radio Vanda, 38-33 fuori onda. Un pochettino di preoccupazione. Ho fatto capire ciò che pensavo prima. No, è bello che l'avevi detto prima che capitasse di quell'azione drammatica. Ma si era visto in maniera abbastanza evidente. Sì, hai perso la palla e non hai pagato dazio. Poi hai sbagliato un tiro con Battistini, però il tuo compagno si butta per terra per recuperare il pallone. Però tu la guardi, non vai a aiutare il compagno. Sì. Se il tuo compagno si sbuccia le ginocchia, devi sbucciarteli istantaneamente anche tu. Certo, Tinsley sono d'accordo. Non è in partita, speriamo che entri adesso perché ci sono ancora comunque 24 minuti da poter giocare. Davvero, lo dicevo prima in sede così, sotto forma di battuta, e lo ripeto, da analisi, nel senso, mi sembra un giocatore svuotato Tinsley in questo momento. Pare
pare che abbia incontrato gli alieni di Space Jam. È abbastanza vero, anche perché comunque, come diceva giustamente Marco, se la squadra dà il 100% e prova in tutti i modi a recuperare un pallone e tu giocatore stai a guardare, tuo compagno di squadra stai a guardare la palla per terra, effettivamente non è un bel atteggiamento, deve cambiare atteggiamento. Molto bello invece l'atteggiamento da parte Juan Marcos Casini, lo conosciamo benissimo, ha un solo enorme difetto per quanto mi riguarda, la fede sportiva calcistica naturalmente. Lui è Boca? No, lui è interista. Ai. Lo diciamo col sorriso, stava ramazzando il pavimento per asciugare il sudore, immagino, di Jones, e direi che la macchia potrebbe essere se non altro evidente per quanto riguarda la stazza del giocatore. L'assalto offensivo è da parte di Odeboye, che va al passaggio. Dov'è il pallone? L'ho perso. Jones, no, per c'è Jones. Lui per il giro palla tentato dal giocatore che poi ha provato ad andare direttamente a canestro. Siamo con Tinsley, attenzione perché lo seguiamo sicuramente con il faretto puntato, e buono il movimento da parte di Martinoni, il passaggio all'indirizzo di De Negri che prova a seminare il panico sotto canestro per Leonardo Battistini. Cosa ha fatto De Negri? Che passaggio immaginifico sotto l'ascella praticamente di Bobby Jones, ha visto con la coda dell'occhio di Leonardo Battistini che ha appoggiato una schiacciatella. E questo, se non lo mettono nelle 10 della settimana, è uno scandalo, così come uno scandalo il tiro tentato da parte di Rieti in questo momento. De Negri vuole il passaggio sulla destra dove c'è Cesana, lunto dal signore, sotto canestro per Battistini, ancora per il capitano Martinoni in due tempi, la palla torna nostra con Battistini, scappa poi sotto le gambe del 12 di Casale Monferrato. Sfortunata qua la Junior perché è stata molto abile a recuperare il pallone immediatamente al rimbalzo offensivo. Direi gioco fermo, non vale questa conclusione di Angelo Gigli, fallo lontano dalla palla, direi segnalato a Leonardo Battistini, quarto. Forse sì, di squadra. Mi ha comunque stupito il passaggio di Battistini, non immaginavo nelle sue corde un passaggio di quel tipo, mi immaginavo il tentativo di affondo al canestro da parte del 12. È positivo e negativo allo stesso tempo questo tipo di passaggio, a mio avviso. Sì, perché potrebbe esserci anche un rovescio della medaglia, palla magari non ricevuta in maniera ottimale e palla persa. Dall'altra parte prova ad avventurarsi da solo contro tre difensori della Junior, Ogoluia a Degboye, non riesce però a realizzare il canestro. Martinoni prova a cercare Cesana che si addormenta un po', non riceve il passaggio, recupera immediatamente Bobby Ray Jones Jr., va dall'altra parte, si scontrano un po' lui e Leonardo Battistini, si arrabbia anche un pochettino il giocatore naturalizzato equatoguineano. Fallo invece però dato a Battistini, quinto fallo di squadra, andrà in lunetta il giocatore. Non era fallo né a destra né a sinistra, a mio modo di vedere. Vanno giù entrambi, non so, dici? Secondo me c'è comunque un contatto fisico che potrebbe essere pulito. Non vedo braccia larghe, non lo so. Fallo. Segnalato. E si arrabbia anche un pochettino Bobby Fabio. Jones. Magari voleva un intenzionale. Intenzionale non credo. Concentriamoci su questi due tiri di Bobby Jones. È una Junior comunque che lotta, una bella Junior questa, contro una grande Rieti. Si può andare a meno tre. Affrontiamo una grande squadra. Anzi, si può restare a meno tre, si spera. Sì, squadra in fiducia. Hai detto bene, Giampiero. 38 a 35, meno 3 per la Junior. Direi che possiamo andare probabilmente con l'ultimo time out di questo quarto anche noi qui di Radio Banda. La concessionaria Grignoglio ti aspetta a Casale Monferrato in Corso Valentino 125, a Vercelli in tangenziale sud 66. Riso Vignola, dal 1880 la passione per l'eccellenza. Primo tiro libero realizzato da Bobby Jones Jr., 39 a 35, 4 punti di vantaggio di Rieti, quando mancano 2 a 36, 5 in questo momento perché realizza anche il secondo, 40 a 35, 2 a 36 dicevo sul cronometro lungo. Palla che gira sul ferro come la terra intorno al sole, ma finisce poi all'interno della rete di Casale Monferrato, meno 5 per la Junior che ora prova l'arremaggio. Non siamo riusciti al momento in questi 8 minuti, o meglio 7 e mezzo, a rubare nemmeno un punto rispetto a quanto visto nel primo parziale. Tinsley ci prova dalla distanza, la palla colpisce il ferro, quantomeno una reazione da parte del giocatore nativo di Oregon City. Poi per Toscano sul lot di destra davanti a sé c'è Luca Cesana che allarga le braccia come un gabbiano.
Jones ancora, c'è un contatto tra il pallone ed il corpo, anzi no, la palla è di Casale Monferrato, sbaglia tutto il giocatore in canotta numero 14, direi che è una notizia anche questa. Può essere una notizia, ma la notizia è che c'è la difesa della Junior, c'è soprattutto Leonardo Battistini, ha fatto sbagliare, diciamo apposta, come dicevano alla scuola materna, Bobby Jones, ha fatto rimbalzare la palla contro Toscano, palla persa immediatamente per Rieti, riconquistata dalla Junior che in questo momento è in fase offensiva, in punta con Martinoni, consegna per Brad Tinsley, dall'altra parte sulla sinistra dei teleschermi ancora per De Negri, la palla per, ancora per Tinsley contro Bobby Jones, 6 secondi sul cronometro piccolo, perde la maniglia Brad Tinsley, gli arbitri non ravvisano un fallo che invece dal muro rosso-blu secondo veniva chiamato, nel muro. Niente secondo da fare, palla persa, ragione. Cosa ne dici Giampiero? Abbiamo bisogno che si sblocchi comunque Tinsley, è chiaro che se no giochiamo con un uomo in meno, abbiamo assolutamente bisogno che si sblocchi. Ottimo il tentativo prima da tre, è stato sfortunatissimo e adesso lì doveva scaricarla un secondo prima. E ancora quota zero Tinsley? Sì, secondo me sì. Ancora quota 0 Tinsley, invece a quota 40 Rieti e a quota 35 Casale, mi dicono quota 1, ha realizzato 1 su 2 dalla pesa distanza ancora della carità. Palla per Bobby Jones che prova a penetrare all'interno del pitturato contro Leonardo Battistini, appoggia il vetro, invece Battistini gli appoggia una mano sulla sua e fallo subito e andrà in unetta con due tiri liberi. E ricordiamo che Bobby Ray Jones Jr. è equatoguineano. Equatoguineano e grande tiratore di tiri liberi a percentuali pazzesche. Sì, sì, percentuali 100%. Pazzesche, in questo momento è il 100%. Ripetilo più forte. 100% Bobby. 100, vedi di ascoltare. 100. Arriva anche i Vazzanicchi a gridare. Quota 100, vediamo se la ruota della fortuna o della sfortuna per Bobby Jones. Bravo lui, oh, non c'è niente da fare, neanche la maledizione delle percentuali. C'ha un cornino nelle mutande. E non è un insulto nei suoi confronti, sia chiaro. Forse un ferro di cavallo è meglio. Esatto. In genere queste gaffe capitano sempre a me, chissà come mai. Martinoni può scaricare fuori, non ridete. Forse perché non sei equatoguineano. Assolutamente. Comunque, la palla no. È per Brad Tinsley, ancora per Luca Cesana, fuori per Davide De Negri, ancora Luca Cesana contro Toscano dalla linea dei tre punti, non riesce a trovare un varco, invece lo trova Martinoni che subisce fallo, chiamato sì dal muro rosso-blu ma anche dalla terna arbitrale di Giovanni Carenza. E bisogna essere bravi in questi frangenti, quando la palla scotta e capisci che non riesci a trovare un pertugio, intanto meraviglioso lo striscione da parte dei tifosi di Rieti che adesso andremo a raccontarvi, nel momento in cui tu ti rendi conto che la palla non riesce a scappare, prendi il fallo se puoi. giusto così, prendi il fallo e scappa. Esatto, un altro film di quelli hard dopo le 23 Raccontiamo lo striscione Toscano, nuoce gravemente la salute con il logo dei sigari, è qualcosa di assolutamente poetico. È qualcosa veramente di poetico. E c'è anche il physique du role, perché Barbone sembra Garibaldi, quasi. Vero. Che è sulla copertina dei toscani. Assolutamente sì, Fabio Valentini pressato altissimo, commette anche fallo a De Boye. Fallo. Sì, sì, assegnato da Dick Boye. No, che no, va, è suo, è suo. Sì, sì, che manda in bonus a Rieti. Andrà in unetta con due tiri liberi, direi, Fabio Valentini. Penso di sì, e comunque è un bel tirare, è un bel andare in lunetta. Quantomeno per quello che ci ha dimostrato da qui all'inizio della stagione. Il primo va dentro con il numero 7, Fabio Valentini, 4-2-3-6. 52 secondi sul cronometro del secondo quarto. Sdang. Non torniamo a meno 5, restiamo a meno 6. 4-2 per Rieti, 3-6 per Casale Monferrato. L'arrembaggio molto lento e molto comodo, ovviamente giocando con il cronometro. 45 da qui all'intervallo lungo da parte di Adeboye, che prova ad attaccare il pitturato servendo il pallone verso Toscano. Gli ha tirato una sassata, ma la fortuna di Rieti in questo caso riesce a riciclare il pallone. Una buona difesa da parte di Battistini, che oggettivamente alza le mani al cielo chiedendosi il perché. Me lo chiedo anche io e credo anche tu, Jack. Là dietro non è dato sapersi, cosa sì, dite? Non ha tantissimo fallo. Credito Leonardo Battistini nei confronti degli fallo, arbitri, dicono. È un fallo che ci sta, ha fatto sì, ha tirato giù la maniglia, ha fatto un po' di actor studio Alberto Conti, l'ex giocatore di Tortona, però ci sta. Purtroppo gli arbitri aspettano di vedere il movimento del braccio, lui fosse stato col braccio su probabilmente non avrebbero sanzionato l'infrazione. Ed è un peccato, però, perché secondo me la difesa era buona anche col braccio buonissimo. Su.
buonissima, buonissima. Io faccio solo notare i falli commessi, 14 noi e 7 loro, fiscalità troppo da una parte, un po' meno dall'altra. Io continuo a ripetere che i più aggressivi di tutti sono quelli di Rieti da inizio partita. Vero è che però Rieti è in vantaggio 43-36, quindi tu stai giocando senza un americano a differenza loro, per cui in fase offensiva li metti anche meno in difficoltà. Adesso non dirmi che non sai di che nazionalità è Bobby Ray Jones Jr., perché non è americano. Io credo che sia equatoguineano, ma non ne sono certo. No, no, adesso andiamo a controllare, ma è esattamente così, a doppio passaporto, pur essendo nato a Filadelfia. Mi hanno, altrimenti poteva essere burkinè? Burkinabè oppure uno di Cotonou, che va bene. Burkinabè credo sia un ristorante etnico, credo, sì, sì, no? Ma è anche il nome degli abitanti del Burkina Faso, direi. 4-4-3-6, si va in lunetta con Davide De Negri. Domani arriveranno le querele da parte dell'ambasciatore del Burkina Faso. E... ma noi abbiamo assoldato equatoguineana. Ma noi abbiamo assoldato un avvocato, non a caso, in cabina di commento. Meno 4, no, meno 6. Meno 6, 2 su 2 da parte di Davide De Negri. L'abbiamo detto, ci stavano meno nel primo quarto. Ora cominciano a starci un pochettino di più. Entra anche Edo Giovara, che ci ha mentito spudoratamente, perché ci ha detto che sulla canottiera rosso-blu c'era già il nome Giovara sopra. Invece non c'è, c'è solo, bravo, il numero 30. C'è la memoria di elefante. Un elefante che vive dove? Sicuramente in Guinea Equatoriale, capitale Malabo. Sono preparatissimo. Mamma mia. Dai, 27 secondi, ragazzi. Io ritengo che con una, dopo una partita del genere, sotto meno 6, se difendiamo adesso, buono il pane e zucchero a quadretti, come ripeto. Sì, 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 sono d'accordo. Dobbiamo tenere botta in questi 24 secondi che sono diventati ora 17. La fondo da parte di Toscano, fuori per Juan Marcos Casini, ancora verso Tomasini, il tentativo di tiro da tre punti è corto, il rimbalzo va nelle mani del numero 5 che poi in un altro tentativo non riesce a bucare il ferro, c'è un fallo in attacco però fischiato ad Angelo Gigli. E andiamo in lunetta, quindi andiamo in lunetta. Altro che no no, come dice Marco Scagliotti, che sembrava si fosse accorto del fallo invece difensivo, ma il fallo è offensivo, quindi è sicuramente due tiri liberi per la Junior e veramente fondamentali proprio per Edo Edoardo Giovara. Vai Edo, gli ha parlato coach Mattia Ferrari, quasi come parla un calciatore ad un portiere prima di un penalty. Il primo va dentro. Ha molto soffiato bene tutta Casale Monferrato su questo pallone. Lemmansin Giovara, non lo sapevo. Secondo è sparato fuori dal ferro, non un gran tiratore di tiri liberi oggettivamente Edo Giovara, ci prova Giorgio da casa sua. È fallo? L'ha fischiato? No, non l'ha fischiato, ma abbiamo avuto una fortuna. Era fallo quello caso di Giovara, sì, ragazzi. Sì, 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 sono d'accordissimo con te. Sono d'accordissimo con te e bisogna essere anche intelligenti a non far fallo in quei frangenti. Restiamo a meno 5, non 4-4 per la nuova pallacanestro Rieti, 39 i punti da Junior Casale Monferrato. Ci fermiamo per un attimo di sosta, anche più di un attimo, e poi torniamo per le statistiche per il secondo tempo di gara. Sportivamente Junior Time. Unione Artigiani, con il proprio consorzio servizi operativo a favore delle imprese artigiane e commerciali di Casale Monferrato, mette a disposizione dei propri associati i servizi fiscali, tributari, amministrativi, del lavoro, tutela ambiente, avvalendosi della collaborazione di personale abilitato e consulenti iscritti presso gli ordini professionali, operando formazione tecnica e legale per rispondere alle aspettative della clientela. Unione Artigiani, consorzio fra le imprese, strada Valenza 4H, Casale Monferrato, 0142 46 29 11. Vengo anch'io! Dal 1980 Fiat Panda non ha mai detto di no a nessuno. Figurati a te! Cosa aspetti? Entra anche tu nel popolo di Panda. Oggi puoi averla da 7.500 euro con finanziamento. E in più sulle versioni metano e GPL hai 1.000 euro di extra sconto. Oltre oneri finanziari anziché 9.000 euro. TAN 6,45 TAEG 9,70. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Fino al 31 gennaio. Fiat Panda, l'auto degli italiani. La concessionaria Grignoglio ti aspetta a Casale Monferrato in Corso Valentino 125, a Vercelli in tangenziale sud 66. Euroedil, dal 1983 la vostra casa è la nostra passione.
All'interno delle nostre esposizioni troverete una vastissima scelta di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie, arredo bagno, porte, serramenti, scale, stufe e camini e molto altro ancora, a prezzi veramente competitivi. Venite a trovarci a Casale Monferrato in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil. La vostra casa, la nostra passione. Un hotel pulito, accogliente, comodo da raggiungere a un prezzo modico? Hotel Arcotel a Villanova Monferrato offre confortevoli camere con colazione, parcheggio privato e anche il wifi. Prezzi a partire da 45 euro. Hotel Arcotel a Villanova Monferrato, uscita a Casale Nord dalla A26 sulla statale Casale Vercelli. Cerca Arcotel Villanova su Facebook. Info e prenotazioni 349 61 99 968. Hotel Arcotel, qualità e professionalità al vostro servizio. Riso Vignola, dal 1880, qualità italiana nel mondo. La tradizione e la passione per il riso, unita alle più evolute tecnologie di produzione per offrire risi, cereali e legumi che fanno la differenza sul mercato. Ma soprattutto sulla tavola di milioni di consumatori in tutto il mondo. Scopri i nostri prodotti anche in linea biologica. Cereali, legumi, farine di riso, olio di riso, biscotti. Visita il nostro spaccio aziendale a Balzola. Riso Vignola, dal 1880, la passione per l'eccellenza. Per la tua pubblicità su Radio Vanda, chiama 348-9398-380 oppure scrivi a contatti@radiovanda.it. Radio Vanda. Radio Vanda, la prima web radio di Casale Monferrato. Radio Vanda.
Crespo sì, 3 italiano, 2 Martinoni, 2 Valentini, fortunatamente Pinkins 2 solo anche lui, però l'albero di Natale è acceso. 14 falli fatti, Rieti ci ha messo un po' del suo nel finale di partita, si è fermata tra virgolette a 11, ma il divario era raddoppiato pochi istanti prima della fine. Costretto anche a entrare in campo Giovara, ma è giusto metterlo in campo. Io trovo che l'ingresso di Battistini sia stato corretto, uno per i falli, due perché comunque ha innervosito Bobby Jones. Bobby Jones è partito bene, è partito arrembante, è partito aggressivo, così come è partita aggressiva tutta Rieti. Bobby Jones 12 punti, 11 Tomasini, 4 Gigli, 4 Adegboye, 3 Bonaccini con la bomba dall'arco, 2 Toscano e 2 Conti, e 6 per il frombogliero della Pampas Juan Marcos Casini. Noi non stiamo andando malissimo, secondo me Musso ha fatto 8 minuti e 40 in campo, ma ne ha secchiate 12 nel canestro di Rieti, con un 2 su 2 sia da 2 che da 3 che ai tiri liberi. Bene, quindi Bernardito Musso anche con le palle recuperate. Io sono solo preoccupato dei problemi di falli e il fatto che Tinsley Martinoni, un punto per Tinsley, ancora 0 per Martinoni. Fatichiamo molto a andare nel pitturato, anche perché loro sono stazzati fisicamente forte. Abbiamo un 4 su 12 da 2 punti, però ci salviamo con un 7 su 15 da 3 punti. I rimbalzi sono 10 per noi e 12 per loro, quindi più o meno. Pari son. Dobbiamo limitare le palle perse, perché ogni palla persa con questi qua di Rieti, che sembra che abbiano la mosca zezze che li ha morsi, forse perché nelle loro file hanno un equatoguineano e quindi può essere che Bobby Jones... Io mi attendo un invito da parte del console onorario a cena. E volevo sentire parere anche di Giampiero Aceto, che è stato dietro le quinte. Anche tu, Giampiero, ti vedevo soffrire, ma come l'hai vista di questa Junior? Io dico 2 quarti però aggressivi per essere in trasferta. Io ho visto una bella Junior, ho visto una bella Junior, aggressivi. Concordo con quello che hai detto tu dei falli, loro più determinati, più ringhiosi direi, no? Nei nostri confronti, però i falli sono nettamente a nostro sfavore. Detto questo, dobbiamo avere un po' più di coraggio nelle penetrazioni. Tinsley ce l'ha perché se lo porta da casa questo bagaglio tecnico, può tranquillamente puntare sul diretto avversario e provare ad arrivare al ferro. Così lo devono fare anche De Negri, lo può fare Musso, lo può fare lo stesso Valentini. In questo momento ci è mancato solo un pizzico di fortuna, essere proprio punto a punto, però siamo sotto di 5, ce la giochiamo, non dobbiamo mollare un centimetro, bisogna combattere ogni palla. Le palle perse pochissime direi, perché le squadre... Partita giocata tecnicamente molto bene, tecnicamente molto buona la partita. Hai ragione Nick, tecnicamente molto buona. Palle perse 7 per Casale, di cui 2 un po' sanguinose, sembrava un'infrazione di campo, 5 per Rieti. Però ripeto, l'aggressività e il fisico e i centimetri di quei di Rieti ti impongono anche qualche palla persa di troppo. Un ultimo dato statistico, poi vi lascio la parola. Siamo sotto di 5, ripeto, ma come valutazione Giampiero si mette a ridere. Siamo sotto di 20, 56 loro e 36 noi. Loro tirano con un meno irreale del 74% del primo quarto, si sono stabilizzati al 56, noi siamo ancora al 40% globale al tiro. Direi che se non andiamo fuori di testa e stiamo lì sulla partita, stiamo sul pezzo, come dicono quelli bravi, questa partita ce la possiamo giocare fino in fondo. Anche dando ragione di nuovo a Nick, perché loro si specchiano molto su ciò che fanno. Se vanno un po' in crisi e tu riesci a mettergli qualche sassolino nell'ingranaggio, come per esempio non accontentarsi solo del tiro da 3 punti, chiaramente è più facile contro questi fisici, ma provarci a andare nel pitturato, provarla a vincere anche da lì, a mettervi qualche incertezza nel cranio, te la puoi giocare fino al 40esimo. Io, per andare in chiusura, quantomeno nelle parole meno utili rispetto a quelle più utili, sottolineo ancora una volta come questa squadra mi ricordi davvero tanto la Novi Più Casa del Monferrato dell'anno scorso, sia perché non è una squadra tra virgolette di miracolati in questa posizione di classifica, ma è una squadra costruita molto bene. Questa è una squadra assemblata benissimo ed è una squadra che, se non vende, il prossimo anno può solamente migliorarsi, o almeno sì, se rinnova, per intenderci. Il prossimo anno può solamente migliorarsi, non vedo margini di peggioramento rispetto a questo
a questo quintetto. Mi sembra una squadra che davvero ricordi la Junior dell'anno scorso. C'è una grossa differenza tra la Junior dell'anno scorso e questa Rieti. La Junior dell'anno scorso non si specchiava. La Junior dell'anno scorso, vero, ammazzava le partite. Era più cinica, vero? Ammazzava davvero le partite. La Junior la vinceva, poi si divertiva. Sembrava veramente una... Sembrava una gara che doveva vincere, almeno finché non c'è stata una flessione fisiologica. Viceversa, Rieti mi pare un pochettino più arzilla, più divertente, ma divertente nel senso più dispregiativo, passatemi il termine della parola, meno concreta, ecco, mettiamola così. E comunque complimenti, perché strappare un risultato su questo parquet è davvero cosa ardua. Vero, verissimo, Rieti è in vantaggio di 5 punti, 44-39, vogliamo fare un po' di risultati dagli altri campi. Siena Cassino 44-38 al 23esimo, Scafati Leonis Roma 50-35, Treviglio Pallacanestro Biella 51-49, Rinnovabile Agrigento Bergamo 42-50, Bergamo vince sul campo di Agrigento al 22esimo, Tortona Trapani 61-54. Prima di iniziare il terzo quarto, e manca veramente poco, direi che possiamo andare tranquillamente con una piccola pausa prima della palla 2. Hotel Arcotel a Villanova Monferrato, uscita Casale Nord dalla A26 sulla statale Casale Vercelli. Unione Artigiani, consorzio fra le imprese, strada Valenza 4H, Casale Monferrato, 0142 46 29 11. Sì, fuori onda stavamo discutendo cosa può fare di più la Junior. Beh, un po' di più Pinkins da lui mi aspetto in questo terzo e quarto quarto. Ha fatto il suo, ma può fare di più. E poi qualche contropiede in più. Un paio di volte abbiamo rubato palla, però non siamo stati così veloci. E noi abbiamo dei ragazzi che sono delle antilopi, quindi possono tranquillamente farsi il campo in un amen. Un pizzico di coraggio in più quando recuperiamo palla. L'unico difetto è che loro sono gruos, come dicono a Napoli, per cui bisogna anche in fase di contropiede stare all'occhio innanzitutto a non andare a sbattere contro gli avversari, anche perché generalmente ti fischiano contro, ma soprattutto cercare, appunto, come detto, di sviluppare azioni in cui gli antilopi possano effettivamente mettersi in moto. Primo errore da parte dei Rieti, palla recuperata in rimbalzo da parte di Brad Tinsley, ancora Pinkins contro Bobby Jones, si avventura nel pitturato Pinkins e fa proprio quello che Giampiero prima ha pronosticato con la sua mano a destra, bel polpastrello, un bellissimo sottomano, 44-41, 2-0 per noi. Ma in questo secondo tempo. Ma allo stesso tempo abbiamo visto anche la loro fisicità, perché Gigli non si muove perché altrimenti è fallo, ma comunque in mezzo, certo, è un ostacolo non indifferente, grande giocata sotto canestro all'indirizzo di Jones. La Junior difende benissimo, c'è un'infrazione di passi evidente, sono d'accordo. Bravo anche Tisley in questo caso a non muovere la mano, ma non far muovere neppure l'avversario. Cesana davanti a sé a Tomasini, prova a muoversi. Pinkins decide di andare però all'indirizzo di Martinoni, out di sinistra, si torna per zona centrale, sempre angolo mancino. La prova alla fondo, Luca Cesana tocca la riga, la pesta ed è un errore brutto. Errore da parte di Cesana, non si è accorto di aver calpestato con il tallone destro la linea laterale, palla subito riconquistata dalla NPC Basket Rieti con Adegboye, in questo momento è lui a guidare l'attacco di Rieti della squadra Amaranto Celeste, la palla schizza nelle mani di Toscano che riesce a penetrare all'interno del pitturato, realizza contro Pinkins, 46-41. Sì, discutevamo con Carlina, a mio avviso una buona dose di fortuna in questo caso, lui si lamenta perché nessuno ha alzato il braccio, io temo che nel momento in cui tu alzi il braccio lì ti fischiano fallo. Dall'altra parte il contrattacco da parte di Jones, scivola probabilmente su qualche pozza, apertura sulla sinistra dove c'è Musso, è molto buona la preparazione del tiro, diventa un assist in favore di Martinoni che decide di ragionare, tornare indietro, difendere il meno 5 e provare a costruire in maniera meno avventata. Cesana sotto canestro, è un passaggio pazzesco all'indirizzo del capitano che ancora una volta ci aveva visto giusto, 4-6, 4-3, accorciamo così. Secondo assist di Cesana, anche questa volta fantastico, questa volta per Martinoni che si è sbloccato, primi due punti per il nostro capitano, 46-43, vola intanto lontano dalla palla Musso, gli arbitri non segnalano fallo offensivo da parte di Rieti.
palla per Gigli, due punti per lui, 48-43, meno 5 il punteggio in questo momento per la Junior, 9 più Casale Monferrato con 7-26 da giocare nel terzo quarto. Sembrano insormontabili questi 5 punti. Tisley prova a mettersi proprio e si sblocca, va a 4 personali, ma soprattutto è uno scossone per la partita e per la sua testa. Brad Tisley ci ha provato, ci è riuscito, una bellissima conclusione della distanza dall'altra parte, fuori per Gigli. Tomasini prova ad andare sulla zona del tiro libero, si eleva e va a bucare la retina della Junior, che comunque resta a meno 4. Abbiamo rosicchiato quel punticino con Brad Tisley e proviamo anche a fare qualcosa di più. Bellissimo il pick and roll fra Angelo Gigli e Tomasini, che è riuscito a fare un bellissimo movimento di ricciolo, è entrato e dalla media distanza si è elevato in sospensione e morbido morbido ha realizzato il punto numero 50. Da quest'altra parte ha provato dalla lunga distanza Martinoni, corto, anzi molto corto. La pazienza di prima non è stata la pazienza di ora. Martinoni oggettivamente poteva fare qualcosa di meglio, se non altro in sede di costruzione di gioco. A De Boie prova ad avanzare, Tomasini gli si fa incontro davanti a sé, c'è Luca Cesano, deve stare attento con quelle manone a non commettere fallo. Si eleva ancora una volta Tomasini ed esattamente come avvenuto poc'anzi va a realizzare altri due punti. Analoga la soluzione di Dio, analogo il risultato, 5-2-4-6. 5-2-4-6, due canestri in fila per Simone Tomasini, giocatore nato nel 1993, sicuramente buono l'impatto suo nel secondo tempo in questo inizio di terzo quarto. Dall'altra parte invece Martinoni prova a guadagnarsi due punti sotto le plance, ma invece guadagna un fallo e due tiri liberi. Il fallo commesso proprio da Tomasini, sì, o da Toscano. Direi Tomasini, il primo fallo della sua partita, ne ha fatti 6 punti in fila Tomasini, e lui che sta tenendo a galla Rieti con questi arresto e tiro ricciolati dai 5 metri e mezzo. Noi appena mogliamo mezzo centimetro in difesa, ma questa sera davvero solo mezzo centimetro, veniamo puniti. E quindi Martinoni adesso punisce la retina di Rieti. Volevo fare una sottolineatura sul passaggio incredibile da parte di Pinkins verso Martinoni in fase di tiro precedentemente. Sfortunato il capitano di Casale Monferrato a non beccarsi il canestro, ma soprattutto lo meritava proprio quell'assist da parte del barba di Casale Monferrato. Dall'altra parte c'è De Boie che prova ad allargarsi sulla sinistra, decide di far tutto da solo. Sfortunato in questo caso, il primo di tutti, ancora una volta. Ci ha ingannato la barba, è Toscano, non è Tomasini in questo caso. Poi Brad Tisley, palla per lui, apre per Davide De Negri. Attenzione, chiamava De Boie, uno sfondamento, non è andato per terra, meno male. Cruz Pinkins poi semina il panico, in mezzo a tre, si prende il fallo. Si prende il fallo e come Cruz Pinkins, con una bellissima irruenza, buona la finta sul primo passo, un bel crossover, movimento di mancina, mette palla per terra, terzo tempo. C'erano tante braccia, qualche braccia l'hanno colpito. Erano in quattro loro, però vedo che quelli della Junior appena vedono un pertugio nel pitturato provano a fare quello che dicevano. È buono, giusto così, eh? Secondo me devi giocartela lì, poi se davvero non altro, la puoi anche perdere. Perché però almeno sono due i falli di Rieti. Bravo. Stang. Adesso, ok, sbagliamo un tiro libero, però giochiamocela con loro, facciamo a cazzotti, facciamo a muscoli e poi vediamo se loro sono più bravi, la vincono, però non mi affiderei solo alla scommessa del tiro da fuori. Tanto per cambiare, siamo a meno 5. E sempre lì, 5-4-4-9, il delta, come diceva Marco Scagliotti, termine che gli piace molto, è sempre meno 5. La palla in questo momento è in post basso per Tomasini, che scarica fuori per carenza, ancora per Tomasini all'interno del pitturato, fuori per Bobby Jones, finta la conclusione da tre punti, che invece la prova a De Boie, lunga, conquista il rimbalzo molto bene Martinoni e guida il contropiede immediatamente Musso. La palla in questo momento è per Brad Tinsley, serve anche lui in post basso Pinkins contro Bobby Jones, uno contro uno, movimento in arretramento da parte di Pinkins, fischiato però un movimento di passi, palla persa per la Junior. Bravo Bobby Jones qua, gli ha letteralmente tolto la sedia, non avrei trovato definizione migliore. 5-4-4-9, Jones sta facendo una partita di livello meraviglioso.
a De Boie sulla sinistra, prova a mettersi in moto aprendo sul lato di destra dove c'è carenza, fuori proprio per Jones. Questa volta il tiro sul ferro corto indemoniato toscano, colpisce anche l'arbitro. Buona, in fase di recupero palla, la Junior ne può beneficiare in questo momento, a fondo a canestro da parte di De Negri che decide di tirare il freno a mano, tornare indietro, andare verso Tisley che chiama lo schema corna, Pinkins davanti a sé, anche a De Boie, apertura sulla destra dove c'è Musso, sempre lui con Jones dinanzi. Martinoni prova a girarsi con il gancio, bellissimo, e va dentro. Movimento, bellissimo movimento del capitano, il suo marchio di fabbrica fatto con lo stampino, semigancio sinistro in arretramento, morbido morbido morbido, 54-51, e direi che possiamo andare per il primo time out del terzo quarto. Euroedil a Casale Monferrato in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil, la vostra casa, la nostra passione. Che bella partita, che bella Junior sul parquet di Rieti. Marouane Fellaini si eleva dalle tribune appunto del palazzetto reatino. Sarà della gioventù Amaranto Celeste, uno dei due gruppi ultra da parte di l'NPC Rieti. Una bella realtà quella di Rieti, che per certi versi ricorda anche quella di Casale Monferrato, l'abbiamo detto più volte e lo ripetiamo. Tomasini si è tornato a giocare davanti a sé, Nicolò Martinoni al passaggio verso Jones, prova a muoversi a De Boie all'interno, lo marca bene Tinsley, lo scarico molto 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 ben orchestrato all'indirizzo di Toscano che scappa in un non nulla, credo lo abbia perso Bernardito Musso. Probabilmente l'ha perso Bernardito Musso, ma buonissimo il suo movimento a rimorchio, 56-51, 5 punti come buono il passaggio in backdoor da parte di Musso, peccato per Martinoni appoggiato al vetro con la sua mano alla mancina, conclusione sputata fuori, sempre meno 5 quando mancano 3-33. Tomasini prova ad avventurarsi nel pitturato, scarica invece fuori per Giovanni Carenza, Giovanni Carenza dentro per Bobby Jones, va a concludere, si accusa del fallo Brad Tinsley e direi che è proprio così. Sì, assolutamente così, non bisognava prendere punto in questo frangente, considerando che il giocatore in canotta numero 15 ha di fatto un 100% ai liberi e non è per tirare, anzi assolutamente lunga vita i suoi tiri liberi, soprattutto quando Casale Monferrato ne fa 100%, io gli darei altri due in fila proprio per fare anche 200%. Mamma che roba, gli equatoguineani sono bravissimi a tirare tiri liberi. Evidentemente è proprio nel DNA di un giocatore equatoguineano segnare un fondello così, intendevi? Il primo va dentro, 5-7-5-1, altro che cornino, vabbè. È umano, è umano! Il ferro lo sputa fuori, 5-7-5-1, riusciamo a rimanere lì comunque perché il gap da meno 4 precedente arriva a meno 6 attuale nel giro di due possessi. Nicolò Martinoni, poi Brad Tisley davanti a sé a Carenza che commette fallo, lo argina anche in modo illegale e giustamente al 17 era, viene combinato il fallo. Era già il terzo fallo che commetteva, prima su Martinoni, poi su Pinkins e una volta su Cesana, alla terza situazione fallosa gli arbitri hanno fischiato. Sono assolutamente d'accordo con te, lo rivediamo qui. Sì. Colpo d'anca, scambetto, colpo triplice d'anca. Tisley, spalle a canestro, fuori per Del Tanito, ancora Pinkins, buono giro palla da parte della Junior che però non riesce ad attaccare, fischiato il fallo. Era quasi sicuro che l'arbitro avrebbe fischiato un fallo contrario dopo il movimento prima di Cesana e così è stato, un po' aggressivo in un blocco in movimento Cruz Pinkins, è andato, vediamo il replay, a scontrarsi immediatamente con Toscano, era in movimento, non era fermo, non aveva i piedi fermi Cruz Pinkins, ci sta. Diciamo che l'avessero fischiato in casa la Junior e c'era probabilmente il presidente, qualche altro socio del club dei 100 al centro del campo, perché aveva il piede leggermente in movimento, braccia ferme, signori. Vabbè, 5-7-5-1, non sta, cioè, vabbè. Sto ancora pensando al fallo, secondo me dei falli del genere
Com'era sono positiva? Difficili da fischiare, non lo so. Com'erano positivi i primi due quarti dal punto di vista tecnico? Non un gran bel basket in Vero. Questo minuto, tre palle perse da una parte e dall'altra, un po' di cambi all'interno del parquet, entra Bonaccini nelle file di Rieti ed è entrato invece l'Enfant du Pays, Fabio Valentini nelle file di Rossoblù. Avevamo visto pulizia di basket da categoria superiore nel primo tempo di partita. Vediamo un'altra cosa da categoria superiore ora con Jones, che fa una stoppata pazzesca sulla faccia di Fabio Valentini, fuori per Italiano, anche questa la vedremo nella top 10. Italiano è corto il tiro con la schiena all'indietro, è Jones che recupera la palla ed è lui che sta dando effettivamente lo strappo decisivo a questa partita. Parlavi di pulizia, se non è pulizia quella, una stoppata not in my house grandissima da parte di Bobby Jones Junior. 57-51, 6 punti di distacco della Junior contro l'NPC Rieti, 2-19 da giocare, conclusione dalla lunghissima distanza, fuori ritmo, quasi da 8 metri per Giovanni Carenza, a bersaglio 60-51, time out immediato per coach Ferrari. Non ci volevano questi tre punti, veramente trovati un po' così senza ritmo da parte di Giovanni Carenza con l'uomo in faccia. 9 punti subito immediatamente ricacciato. Beh, adesso questa sera abbiamo la fortuna di vedere anche il replay. Valentini, la veloce di Jones, c'è, ma è Adegboye, gli trancia il braccio. Bravo. Va bene la veloce di Bobby Jones, liquido qui negli anni, bravi, chapeau, però questo è fallo su Valentini. Bravo. Direi anche intenzionale. E con questa sentenza di Marco Scagliotti andiamo in time out. La concessionaria Grignoglio ti aspetta a Casale Monferrato in Corso Valentino 125, a Vercelli in tangenziale sud 66. Riso Vignola, dal 1880 la passione per l'eccellenza. E così, con la fortuna di vedere i replay, abbiamo la possibilità di rivivere le azioni un po' più da vicino, con un movimento un po' più lento. Secondo invece quello che è il live, ci stava effettivamente il fallo. Il live boy era una stoppata meravigliosa, con il replay da dietro è fallo evidente, ed è un peccato non averlo preso. Mi accontentavo anche nel non intenzionale di andare in lunetta e non aver preso tre punti successivamente, magari aver accorciato gli altri due. Proprio il dazio è quello lì, adesso siamo sotto di 9, però sono 5 punti di gap, 5 certo, punti ipotetici di gap. Certo. Fabio Valentini, palla in mano per lui davanti a sé a Adegboye, dentro per Altanito Musso, scarica al di fuori all'indirizzo di Italiano, esulta come se fosse una finale dei mondiali e fa bene coach Rossi. Oggettivamente Casale in questo caso ha avuto difficoltà in costruzione di gioco, molto bene loro in fase difensiva. Ci sono state due o tre situazioni un po' sfortunate, c'è un pochettino scappata di mano la partita in questa fine di terzo quarto. Dobbiamo rimanere agganciati, difendere bene ancora in questi due possessi e cercare di ricucire un attimino il gap, che in questo momento è di 9 punti, 6-0-5-1. Conclusione da tre punti senza ritmo da parte di Bobby Jones con Nicola Martinoni in faccia, risputata dal ferro. La palla immediatamente schizzata nelle mani di Valentini, che la consegna a De Negri, fuori per Martinoni. Movimento di pick and roll da parte di Luca, da parte di Fabio Valentini. Conclusione poi di De Negri da due punti, direi, perché ha pestato 2-2. La linea 60-53. Time is now, diceva il claim dei passati playoff, fortunati per metà verso i colori della 9 più Casale Monferrato. E questo è il momento in cui bisogna tenere la partita lì, tenere i buoi dentro al recinto e non farli scappare. 6-0-5-3. Bravo Valentini, approfittiamo di questo errore, come detto non capitano spesso, da parte di Jones, che oggettivamente aveva provato a tirare fuori un coniglio dal cilindro abbastanza complicato, e ora bisogna difendere bene anche in modo tosto. Carenza non l'abbiamo fatto benissimo, ma lui ci grazia con un tiro da tre punti sull'out di sinistra, approfittiamone ora. Martinoni colpisce, commette fallo, anzi scusa, subisce fallo. Fuori tempo massimo, quando già il fischietto aveva fatto il suo dovere. Nazareno Italiano ha sparato una tripla da 9 metri. Siamo bravi tutti lì. Eh sì. Quasi tutti, non io di sicuro. Fabio Valentini rimetterà lui la palla in gioco a Adegboye davanti a sé. Vediamo chi andrà a prendersi la sfera. Prova a staccarsi Davide De Negri, lo fa. Bonaccini davanti a sé, decide di andare al di fuori all'indirizzo di Fabio Valentini, che forse può vedere anche un varco. Decide di andare da Italiano sull'out di sinistra dove c'è De Negri. Ancora De Negri per Fabio Valentini, gli si fa incontro Martinoni. Buono il suo blocco, fuori per Italiano, deve provare il tiro. Lo fa, la palla colpisce il ferro lungo sul rimbalzo. Non siamo fortunati, Valentini fa un miracolo, ma la palla torna nelle mani di Rieti.
siamo buoni tutti, dicevi, conclusione realizzata da Nazzareno Italiano fuori tempo massimo, questa un po' di meno, provato Valentini a fare una magata in difesa, la palla invece è ritornata nelle mani sapienti di Adegboye. In questo momento Adegboye, proprio contro l'Enfant du Pays, Fabio Valentini prova ad avventurarsi nel pitturato, perde la maniglia, perde anche il controllo dei piedi e perde il pallone. Ha provato con l'astuzia a guadagnare quanto di più potesse fare, sbattendo contro l'avversario diretto, provando forse anche a tirargli la palla addosso. Sfera che termina oltre la riga, 27 secondi per concludere il terzo quarto e probabilmente per concludere anche l'azione offensiva non più Casale Monferrato, che secondo me dovrebbe provare anche a giocare con un pochettino di serenità, tanto poi sono 3 secondi. De Negri invece decide di attaccare il ferro e ci riesce anche molto bene. Fa molto bene, un canestro da playground, è stato in aria un quarto d'ora con quella manina destra, è riuscito con i polpastrelli a fare una conclusione veramente veramente importante. Dall'altra parte prova il buzzer beater il giocatore di Rieti, ma non riesce a realizzare il canestro, si trattava di Bonaccini. 60-55, Rieti va blu. Rieti va blu, entra le ballerine. Speruma che si fermino lì. 55 punti al terzo quarto in trasferta, sono tanta roba. Sono tanta roba, 60-55, 5 punti di... Ah, a proposito di tanta roba, vorrei fare una divagazione. La nostra maglia la trasferta, tanta roba. Questa maglia amaranto celeste direi opinabile per Rieti. No, hai ragione. Si sono rotti i pixel in fase di progettazione, probabilmente. Noi bene, noi siamo al Paris Saint-Germain, ragazzi. Poi su Pinkins sta veramente bene. Sta veramente bene. Ci fermiamo per un attimo di pausa. Per la tua pubblicità su Radio Vanda, chiama 348-9398-380 oppure scrivi a contatti@radiovanda.it. Radio Vanda. Sportivamente mente. Junior Time. Spettacolo al Palace Sojourner anche quando i giocatori non sono sul parquet. Cheerleader, noi commentavamo, abbiamo la possibilità di commentare, mi dispiace per voi telespettatori, non potete apprezzare questo bellissimo spettacolo. Beh, ma tanto se... continuiamo a vederle dallo schermo come spesso capita a me te, sì, mi sembra anche giusto come quello che tu vuoi sottolineare. Marco invece che cosa ci sottolinea? Io ho gli occhi fissi sulle statistiche, percentuale di tiro che quelli di Rieti continuano a diminuire, ragazzi, 53,8%, vanno sempre più giù, il delta davvero quello che dici tu è sempre 5. Però stiamo giocando, secondo me, la miglior partita dell'anno, la partita più seria della Junior con un avversario davvero più fisico. Adesso 10 minuti, cerchiamo di non sbragare perché queste sono le partite che fanno crescere. Sì, c'era il gap di 9 punti. Giampiero, secondo me, penso che tu sei d'accordo con me nel dire che era importantissimo rimanere concentrati e collegati alla partita. 5 punti si possono ancora riprendere. Assolutamente sì, dopo la bomba di carenza avevo paura di un tracollo. Invece la squadra si è ricompattata e siamo lì sempre a 5 punti. Adesso dobbiamo, prima ho detto, qualche penetrazione in più, qualche punto da 2 in più, adesso anche qualche bomba bisogna tirare per cercare di portarla a casa. Cesana può aprire, si dimentica il pallone, siamo fortunati, potevano fischiarci un fallo contro che poteva starci. Italiano decide di non andare sull'angolo destro, di intestardirsi, di andare da solo. La palla torna nei giocatori, dai giocatori reatini che ora attaccano con Toscano che prova a passare in mezzo. Bravo. Oggettivamente il fallo non c'è, no. Anche se si lamenta il numero 7, siamo ancora di là. Con Italiano puoi provare il tiro da 3, lo devi anche mettere dentro. Vincenzo Italiano, anzi Vincenzo Italiano giocava all'Hellas Verona, lui è Nazzareno. Nazzareno Italiano non è nato in Germania come Vincenzo Italiano, giocatore del Verona come dicevi prima, è nato a Bologna, ma si vede che Bologna è Basket City perché ha realizzato veramente una conclusione da 3 fantastica. 60-58, ottima dicevi prima la difesa di Nicolò Martinoni che era riuscito a tenere il passo di Toscano che prova in questo momento a penetrare, scarica immediatamente fuori per Bonaccini, la palla invece recuperata a rimbalzo dalla nostra Junior. Schema testa chiamato immediatamente dall'Enfant du Pays, Fabio Valentini. 66-0, 5-8, 2 punti soltanto. Valentini attacca il ferro, gliela sporca a De Boye e anche molto bene Valentini con calma. Calma, sereno, tranquillo. Cesana commette fallo. Giusto, ci sta. Buon fallo, buon fallo perché ferma una transizione. Respiriamo, siamo sotto di 2.
Che esperienza, Cesano. Esperienza importante. Maturità, giusto, hai detto bene, ma già l'amico di Marco Scagliotti, il Provera, quando era venuto a parlarci con noi qua in radio, diceva che Luca Cesano è un giocatore molto apprezzato anche a livello proprio nazionale. Ha un difetto: o mangia poche bistecche o fa poca palestra. Probabilmente un discorso di natura genetica. Quello si costruisce però, col lavoro. Certo, perché meriterebbe qualche chilo in più a livello muscolare e diventerebbe davvero un giocatore di altissimo profilo, esattamente come lo è il buon Jones, che dall'out di sinistra piazza 3 punti, 6-3, 5-8, torniamo a meno 5. Che bomba da parte di Bobby Jones, anche lui sempre a piedi per terra, fuori ritmo, esitazione un secondo e poi boom, scarico subito da 3 punti, una bella bomba, 63-58, 5 punti di vantaggio in questo momento per Rieti. Nazareno italiano perde la maniglia, difficoltà nel conquista del pallone, subisce però un fallo con Bobby Jones molto arrabbiato, è già la seconda volta che si arrabbia in questa maniera, tecnicino. Storie tese fra Bobby Jones e italiano. A me italiano comunque è uno di quei giocatori che piace, perché mette la gazzarra in mezzo alla partita, partita nella partita. Facciamolo anche innervosire Bobby Jones, poi magari ne fa 74 perché è nervoso, però incomincia a innervosirsi. Sono d'accordo, a me italiano piace molto, soprattutto quando gioca da giocatore. Soprattutto quando gioca da giocatore e non fa solo partita nella partita. C'è un cambio dentro Pinkins, fuori Capitan Martinoni. Intendiamo quando gioca da giocatore, nel senso che c'è con la testa, che fa meno l'occhiale e fa più questo movimento qui. Quindi bene, Cesana fuori per Fabio Valentini, davanti a sé a De Boy, apertura sull'otto di sinistra dove c'è De Negri, vede il movimento, prova a bucarlo, una grande stoppata da parte di Bonaccini. Sono d'accordo, probabilmente ha toccato qualcosa di strano. Cos'è capitato? Fallo di Fabio Valentini sulla penetrazione di Bobby Jones. Da quest'altra parte Valentini, fallo dall'altra parte Valentini, la terza penetrazione consecutiva, questa anche di De Negri, non ravvisata dagli arbitri. Ma replay sono direi due, ma sono in due che si oppongono. Bobby Jones è più grosso di entrambi, si chiudono un po', ha una somiglianza chiaro, incredibile con Chris Bosh. vero, con questa pettinatura a treccioline. Allora, considerando che i due punti erano stati fatti e ora due punti sono tutti da fare, è meglio così. Sì, è vero, giusto Nick, spendiamoli, questi sono falli giusti da spendere, due falli di squadra Casale, uno Rieti, eh. Sì, anche non solo dal punto di vista fisico, ma anche proprio dal punto di vista tecnico del gioco, un lungo veramente molto molto grintoso, ma anche in grado di tirare dalla lunga distanza con delle buone percentuali dalla linea del tiro libero, molto simile proprio come gioco all'ex giocatore di Miami e di Toronto Raptors. Bel giocatore. Vedi? Visto? Uno l'abbiamo guadagnato, 6-4-5-8, portiamo una rogna ragazzi, gatti neri siamo. Pinkies per De Negri, fuori l'indirizzo di Fabietto Valentini, che prova a intestardirsi, decide poi di andare da Cesana, molto bene Marco Scasini davanti a sé, ancora Cesana, non gli strappa il pallone nessuno, ancora lui, fa tutto da solo, apre sulla sinistra, se entra dentro, un miracolo! Cosa ha fatto Cesana ancora? E poi Valentini, sublime dall'angolo come sempre, 6-4-6-1. Intelligenza e tecnica cestistica sopra il livello medio da parte di Luca Cesana, senza alcun dubbio in questo momento si è visto. Qua è un'infrazione di passi. Bellissimo il ball handling e il passaggio per Valentini. La palla in questo momento è nelle mani di Carenza, che prova dalla sua mattonella la conclusione da tre punti, lunga, rimbalzo conquistato da Fabio Valentini che lancia subito immediatamente il contropiede per Luca Cesana, che non mette neanche palla per terra, palla per italiano, bomba da tre punti schizzata fuori dal ferro, 64-61, rimbalzo conquistato da Bobby Jones Jr. La più brutta azione della partita da parte di Rieti, che in maniera estremamente confusionaria ha provato il tiro con Carenza. Italiano secondo me aveva difficoltà nel servire in questo caso De Negri, ha provato quindi il tiro perché il passaggio sarebbe stato probabilmente arginato. Bonaccini fuori per Jones, buona transizione in questo caso e circolazione di palla, Carenza ancora fuori per Jones, c'è un fallo in attacco da parte della 9 più Casale Monferrato, fischiato a Luca Cesana. Ha pestato una riga? Sì, pestato la riga. Ero convinto avesse commesso fallo Cesana perché lo vedevo rullare. Bene così, chiamano il timeout sulle panchine e ci fermiamo anche noi. Hotel Arcotel a Villanova Monferrato, uscita a Casale Nord dalla A26 sulla statale Casale Vercelli. Unione Artigiani, consorzio fra le imprese, strada Valenza 4H, Casale Monferrato, 0142 46 29 11. Lunga.
Dicevamo microfoni spenti e lunga e lunga, il time out è stato chiamato direi dall'allenatore del coach di Rieti, sì, perché non si aspettava secondo me dopo una partita del genere di trovarsi ancora alle costole Casale che sta alternando soluzioni tecnico-tattiche in difesa, cioè con una zona mista ci schieriamo a uomo, zonetta, e poi quando, si diceva, bravo, quando loro arrivano vicino a pitturato poi ci mettiamo a zona vera, li abbiamo un po' battezzati, loro stanno facendo circolare la palla comunque in maniera perfetta, hanno trovato dei tiri buoni, alcuni non sono entrati, però io trovo una Casale organizzata bene in difesa, troviamo un ritmo anche eccellente in attacco, non ci tiriamo indietro da questa lotta che dal primo minuto che sul parquet qui del Pala Sujourna io trovo che una Casale positivissima sotto di tre, ma ce la stiamo ancora giocando. Comunque vada, sarà un successo, se arrivano due punti meglio. In tema di Sanremo comunque vada, sarà un successo, siamo in tema sanremese, è giusto così, perché Sanremo è Sanremo. Giusto. Fabio Valentini, palla in mano davanti a sé a Bonaccini, vediamo chi cercherà di andare a prendersi il passaggio, immagino Cesana, effettivamente è così, davanti a sé a Tomasini, si sbraccia Pinkies prima per contenere l'avanzata offensiva, poi per chiamare il passaggio, Cesana ancora mette il piede fuori con il tiro da due punti in questo caso. Bravo. Perché comunque uno era ancora all'interno, Nazareno italiano prende un rimbalzone di quelli d'antan. Fabio Valentini ancora palla, ancora verso Nazareno italiano, scarico Musso sempre per il 31 di Casale Monferrato, in quella posizione è complicato, prova a fare il meglio che può, Nazareno italiano, il rimbalzo da parte di Jones, il rimbalzo da parte dell'equatoguineano Bobby Ray Jones Junior, la palla in questo momento invece consegnata nelle sapienti mani di Federico Bonaccini, classe 99 da Sassuolo, prova ad avventurarsi contro Cruz Pinkins, ricacciato subito immediatamente indietro, prova a scaricare fuori, sbaglia lo scarico Bonaccini, la palla è recuperata da Musso che va fino in fondo, battendo la palla per Valentini che tocca la tabella e segna, ci stava quasi un fallo sia su Bernardito Musso che su Fabio Valentini, gli arbitri non sono di questo avviso, solo due punti, 64-64 Rieti, Casale 6-3-1. Sembrava la PlayStation questa transizione, che bravi sotto canestro a scaricare anche il pallone, Tomasini decide di andare sull'angolo destro dove c'è carenza, tiro da tre punti che non deve entrare e non entra, Fabio Valentini prende il rimbalzo, dai, e siamo dai di là. Rimbalzo di Fabio Valentini sulla testa di Cruz Pinkins, quasi a strappargli il pallone, buona l'aggressività proprio di Valentini e Cruz Pinkins, sì! La mette da una lunga distanza, bomba incredibile, primo vantaggio per Casale, mettiamo il naso fuori, Casale 6-6, Rieti 6-4. E ora difesa ad oltranza, Bonaccini per Tomasini, davanti a sé c'è Luca Cesana, il blocco da parte di Jones, il tiro tentato, la palla colpisce il ferro, infrazione. Cosa ha fischiato? Fallo in attacco, fallo sul difensivo da parte di Casale Monferrato. Stanno ridendo tutti i giocatori in campo. E beh, ne hanno ben d'onde. Le sghia da sul. Incredibile. È scivolato da solo. Termine tecnico proveniente dalla... Assolutamente sì, da qualche college. Niente, nessuno ha fatto nulla. Assolutamente nulla. 4 persone che guardavano Jones cadere a distanza di mezzo metro dal corpo del giocatore equatoguineano. No, ma assurdo, non c'è assolutamente nulla. Complimenti assurdo a coach Ferrari per non essersi preso il tecnico. Gli faccio i complimenti. Io sarei impazzito. Ed è il terzo fallo di squadra per Casale. Fischio, quando mancano 4 minuti e 39 secondi sulla sirena del quarto quarto. Primo vantaggio di Casale. Casale 66, 6-6, Rieti 6-4. Se ci fosse la possibilità di twittare agli arbitri come in NBA, probabilmente oggi ci avremmo delle opportunità per ridere e sorridere tramite social network. O The Wing, che mi sono perso. The Wing giocava a pallone fuori per Musso. Poi Fabio Valentini ancora per Musso sul lato di sinistra, Toscano davanti a sé, la Union ha fatto un'altra difesa pazzesca ed è passato quasi in secondo piano perché ancora girano le scatole per quel fischio folle. Pinkins si va a sbracciare con Jones, la palla rimane nelle mani di Nazareno italiano, è l'ora di dare lo strappo decisivo, Fabio Valentini per Cruz Pinkins da casa sua, la palla colpisce il ferro lungo e torna nelle mani di Adeboye.
Torna nelle mani di Adegboye, immediatamente il numero 45 ha spazio, prova a sparare dalla lunga e la mette, battezzato da Fabio Valentini, non ci ha pensato due volte, 67-66. Male in fase difensiva. Ricacciato immediatamente indietro al nostro vantaggio, hai ragione, male in fase difensiva, battezzato, un po' letargico Fabio Valentini, immediatamente l'anglo nigeriano è riuscito a far canestro. Eccolo qui Valentini che prova ad affondare come il coltello. Casini in contrattacco, la transizione vale altri tre punti, Toscano mette la palla per terra, colpo d'anca tra il giocatore in canotta numero 6 e quello in numero 5, vale a dire Tomassini, più 4 per Rieti in un non nulla. Più 4 in un non nulla, immediatamente due bombe consecutive, prima Adegboye e poi Casini, timeout chiama coach Ferrari e direi che possiamo chiamarlo anche noi di Radio Vanda. Euroedil, a Casale Monferrato, in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil, la vostra casa, la nostra passione. Fuori onda dicevamo non abbiamo neanche capito come, eppure così nel giro di 30 secondi, sai, due conclusioni della lunga distanza. Dimmi Marco. Ci siamo sbilanciati su quell'azione di tiro di Pinkins da tre punti che ha preso un tiro da 8 metri, siamo rimasti davvero ma mezzo secondo inchiodati a guardare cosa stava succedendo e dove poteva andare la palla, ci siamo sbilanciati davvero in poco, 70-66, eravamo avanti di 2, adesso siamo sotto di 4 in un ame. E paradossalmente abbiamo fatto tre difese brutte nel giro di poco, non ne avevamo fatte in tutta la partita, ci sta per carità, anche perché il peso della tensione è oggettivamente forte sul palazzetto reatino, va bene, meno 4, siamo stati a meno 5, siamo stati anche avanti, abbiamo avuto l'opportunità secondo me di dare la zampata, non dico decisiva ovviamente perché i tempi del basket sono biblici, però chiaramente è ora di tornare sul tracciato con Fabio Valentini che porta palla davanti a sé a, per l'appunto, Adegboye. Gli si fa incontro e il Tanito Musso ci prova come in Supercoppa, la palla colpisce il ferro lungo, calma ragazzi, i tempi biblici restano tali. Vero, sono d'accordo, bisogna stare leggermente più calmi, non tentare una conclusione forzata nei primi secondi dell'azione, ma stare sul pezzo e continuare anche in fase difensiva ad essere sempre mobili con i piedi. In questo momento i piedi mobili sono quelli di Nazareno Italiano contro Casini che fa un'ottima difesa. È fischiato, però fallo Italiano, fischiato fallo a Nazareno Italiano da parte della terna arbitrale. Toglie il braccio all'ultimo istante, Casini è andato stare via dal lato destro. Ci questo ci può stare. Quattro falli di squadra, adesso andiamo in bonus. Italiano quattro falli, anche lui. Va a Italiano quattro falli e va a sedersi giustamente, come dici tu Marco, in panchina. Rientra il capitano Nicolò Martinoni. Mi aspetto di più da Musso, certi errori non puoi commetterli con quell'esperienza, con quel pedigree. Le mani ci sono, per carità, ma con calma, la partita è lunga. Prova l'affondo, Toscano. Non è fallo, è rimessa, sì, per sì, è rimessa. Sì, sì, ci mancherebbe altro. Ci siamo messi in due, giusto? Buona, buona difesa, ragazzi. Adesso probabilmente Pinkies voleva la rimessa da parte di Casale Monferrato. Hanno un secondo, dicevi, esatto, giustamente, Jack. Bisogna stare attenti lì sulla rimessa, ho detto, perché mancherà veramente poco. Adesso Jack mi sembra di aver visto l'occhio in fondo, sì, sull'occhio, sul cronometro 0-1. La rimessa in gioco da parte di Adegboye, effettivamente così, un secondo sul cronometro dell'azione di NPC Rieti, che riesce a segnare con una zingarata con Tomasini esattamente sotto il canestro, lasciato libero completamente dalla nostra difesa. Non è la prima volta quest'anno che proprio rimesse del genere vengono realizzate dalla squadra avversaria. Due punti regalati. Martinoni per Fabio Valentini, 7-2-6-6. Dall'altra parte c'è fallo. Eh beh, canestro buono, Bobby Jones continua a lamentarsi come un endemoniato. Direi goaltending, canestro buono, era in parabola discendente, interferenza canestro da parte del giocatore. Sì, sì, sì. Ex College Washington Huskies. Non è un caso che Casini stia andando a spostare la retina. Sì, Casini sì, è andato a toccare la retina, oggettivamente ci si è aggrappato Jones e ci mancherebbe altro. 7-2 6-8, torniamo a meno 4, è lunga, 2-18.
a De Boy, porta palla davanti a sé a Fabio Valentini sull'out verso Toscano, sempre per lui che si muove molto bene, poi Tomasini fuori per Adeboy, zona frontale, prova ad entrare, il tiro in sospensione all'interno del pitturato, e questo è anche il problema di avere tanti falli in fase difensiva. Vero. Non lasci entrare. Vero, non si può andare magari a difendere con una pressione maggiore sul portatore di palle e sul tiratore. In questo momento 7-4, 6-8, sono 6 le lunghezze di vantaggio per l'NPC Rieti. Luca Cesana contro Bobby Jones, contro due giocatori, riescono a conquistare la palla immediatamente i giocatori di Rieti. Run and gun dall'altra parte per Casini, conclusione da tre punti non realizzata. Luca Cesana da questa parte, fallo da parte di Tomasini. Ed è il secondo fallo di squadra anche per Rieti, non andrà in lunetta. Dicono intenzionale. Anche secondo me è intenzionale. Adesso qualcuno non può vedere le immagini. Questo raccontiamo. È intenzionale. Questo è intenzionale. Peggio di quello di prima su Valentini. Perché molto questo peggio. Nello spirito del gioco hai fermato un contropiede senza pensare di toccare la palla. Oltretutto negli ultimi due minuti del gioco questo è intenzionale. Tutta la vita, non hanno fischiato niente, stiamo facendo una grande partita, però potevamo essere molto più a contatto che non sei punto. Tinsley. Si rivede il ragazzo di Oregon City, apertura sulla destra per il tenente Musso, marcato dal connazionale Juan Marcos Casini, prova a scappare ed andare sotto all'indirizzo di Pinkies, scappa la palla, fischiaccio ennesimo nei confronti di Carlos Pinkies che non sa più che cosa dire, e io sono con lui. Annuisce invece coach Alessandro Rossi perché è d'accordo con la decisione della terna arbitrale. Grazie. Rossi secondo me è d'accordo sicuro con la terna arbitrale stasera. Adeboye porta palla per Toscano davanti a sé a Pinkies, gliela viene a prendere Tomasini, davanti a sé questa volta c'è Tinsley, ovviamente giocano col cronometro, 1:03 che diventa 1:02, prova a fondo il passaggio molto bello, l'indirizzo di Toscano, ci hanno tagliato come il grissino nel tonno, 7-6, 6-8, bravi loro. Bravi loro, bellissima azione, finta di tiro da parte di Tomasini che fa il segno degli occhiali evidentemente al proprio pubblico perché ha effettivamente una vista a 360 gradi. Time out immediato di nuovo per coach Ferrari e ultimo time out anche per noi di Radio Vanda. La concessionaria Grignoglio ti aspetta a Casale Monferrato in Corso Valentino 125, a Vercelli in tangenziale sud 66. Riso Vignola, dal 1880 la passione per l'eccellenza. Rientriamo immediatamente in voce qui a Radio Vanda e salutiamo anche i nostri ascoltatori che stanno fremendo per questi ultimi 58 secondi qui al Pala Sojourner per Rieti Casale, Rieti 7-6, Casale 6-8. C'è un po' scappata di mano, ragazzi. C'è scappata di mano un po' la terna arbitrale, però ritengo che i fischi sono più o meno nella stessa direzione dal primo minuto, adesso siamo al 39esimo. Queste partite ti fanno crescere, dicevamo, anche perché impari a convivere con questo, non essendo più tu la squadra favorita, il fischio ti viene anche buttato contro più delle volte. Hanno concesso il gioco fisico di Rieti e lo stanno concedendoli fino alla fine. Noi abbiamo provato a uniformarci, ci hanno fischiato più falli, forse perché non siamo abituati a fare quel tipo di falli, un paio di fischi clamorosi che potevano, ripeto, farci stare più a contatto punto a punto, però io sono più che soddisfatto. Esatto. Secondo me al netto della sconfitta è la miglior partita della Junior. Volevo sbilanciarmi al termine del tuo intervento, volevo chiedervi, posso sbilanciarmi? A me questa Junior è piaciuta molto. Sì, miglior Junior dell'anno. E ci mancherebbe altro, miglior Junior dell'anno, assolutamente sì, ma senza il minimo dubbio. Pinkies per De Negri con la forza della disperazione prova a scappare sull'out di sinistra, fuori c'è Nicolò Martinoni, sbaglia nel non tentare il tiro, apre sulla sinistra, si prende il fallo, va bene così, ripartiremo con una rimessa. Ci poteva stare però l'esitazione se non ci fosse stato questo fallo, immediatamente un extra pass poteva scagliare la conclusione della distanza dei Negri, forse non con il time visto che mancano 49 secondi, magari Martinoni doveva essere un po' più incisivo. Ci riproviamo in questa azione, mancano ancora 49 secondi, 14 sul cronometro, palla per De Negri. De Negri ancora per Bernardito Musso, la conclusione da tre la scaglia lui, corta, va a rimbalzo Pinkins, prova il tap-in, colto in fallo immediatamente Toscano, e questa volta i tiri liberi saranno due. Certo, si va in lunetta, ci mancherebbe altro.
li fischiano adesso i falli quando la partita è finita praticamente. Ce n'erano almeno 4-5 uguali, vero? Esatto. No, il più clamoroso comunque quello fischiato contro sulla caduta da solo di Bobby Jones. Per me quella in tre non si può non vedere. Sono d'accordo, erano tutti e tre i nostri giocatori a marcare Bobby Jones, marcare tra virgolette, perché era una distanza di 40 centimetri. Non mi ricordo di che nazionalità è Bobby Jones Junior. Equatoguineano? Penso di sì, anche se vado a ricontrollare, ha vinto un oro nel 2005 con gli Stati Uniti alle Universiadi quando lui faceva il college Washington. È bravo, but not enough per giocare con gli altri. Beh ragazzi, comunque Bobby Jones ha giocato in Serie A 1. Come no? C'ha un rispetto diverso. NBA, non solo Serie A 1. No, ok, in Italia dico anche un rispetto diverso. È un giocatore carismatico, lo vedi già dal primo minuto. Quindi qualche fischio a favore del Bobby Jones di turno lo troverai sempre. In più in casa l'abbiamo visto anche qua sul parquet del Palaferraris fare qualche numero, ma l'abbiamo spento. Qua in casa l'aiuto del pubblico è fondamentale, chiaramente non c'è un tifoso junior in trasferta al Pala Sojourner, ci abbiamo provato da qua, abbiamo due tiri liberi per Cruz e Pinkis dalla linea della carità, meno 8, io continuo a ripetere, al netto della sconfitta, mi dispiace, però è una partita che ti fa crescere questa cosa veramente. Bling! Nonostante il tentativo di disturbo da parte di Bobby Jones con le mani alte, Cruz Pinkins è riuscito a realizzare il punto numero 70 e sono 6 le lunghezze di distanza per la Junior 9 più Casale contro Rieti. Bling 5 in questo momento, 76-71. E sono sempre loro i 5 punti, ora bisogna difendere con le unghie e con i denti, Casini, non commettiamo fallo, peccato. C'è Jones che ora decide di giocare giustamente con il cronometro, quello gliela strappi. O con una furbata e ci abbiamo provato pure facendo fallo. Cruz adesso Pinkies, niente più fallo però, eh? Non adesso fischiano non più. Nulla, in questo momento non fischiano nulla. È incredibile. Ci prova Toscano a cambiare il campo verso Casini. Noi comunque non bravi a far fallo, eh. Soprattutto non bravi ad andare a rimbalzo perché la conclusione era stata sbagliata e quindi potevamo noi cogliere il rimbalzo per poter andare immediatamente dalla parte opposta. Rimbalzo invece lo ha preso Bobby Jones e Nicolò Martinoni. Due volte non te l'hanno fischiato, ma altrettante due volte non lo hai fatto ed è un errore, soprattutto nel momento in cui poi lo vai a commettere su Jones, che ora mira il bersaglio grosso e punisce con il 7-7-7-0. Sì, è giusto, adesso è corretto il punteggio. Noi eravamo a 71, quindi eravamo a 6, quindi due possessi pieni. Io ritengo che il fallo, ok, però occhio che c'è anche la differenza punti in palio, 15 di delta rispetto all'andata, la teniamo, non so se arriveremo al pari di Rieti, ma non si può mai sapere in questo campionato. De Negri, 7-7-7-2. Con fallo. De Negri comunque tra i più positivi di tutta la Junior. Mi è piaciuta tutta la Junior, nel netto davvero di un po' di tiro. Si gratta la testa un pochettino Toscano, forse non tanto contento della sua decisione di fare fallo, e secondo me non lo è. Fosse il quinto, Coach Rossi, e infatti va in panchina ed entra Angelo Gini. Sei secondi di distanza da qui alla sirena della partita, 77-72. 5 punti di distacco. Bling! Sono 4 adesso, 7-7-7-3, subito fallo immediato su Casini da parte di De Negri. È un altro che c'ha delle manine mica da ridere. Si abbracciano l'allievo e il maestro, o almeno così è stato per 2 anni. Ma dici che c'era già De Negri? Beh, in settore giovanile sicuramente sì. Sicuramente sì. In settore giovanile sicuramente sì. Può essere. Si sono già dati il 5, questo è un fallo giustamente per fermare il cronometro, 5 secondi dalla fine. Ci provi, chiaro che Casini, il mancino della Pampa, se la metterà. Non sbagliano. È chiarissimo, veramente. Qui purtroppo parlavo con cognizione di causa. Perché, come non so, palla in banca non si ranca. È come direi. Dire che oggi è domenica, insomma. 7-8-7-3, si va a 5 e si va ora a 6. Con 5 secondi da qui alla fine, saranno 5 secondi per divertirsi. Anzi, 7-9-7-3, il tiro da casa nostra non va dentro da parte di Eltani Tumusso. 7-9-7-3 finisce così, vince la nuova pallacanestro Rieti, ma Casale convince in una sconfitta che fa meno male delle altre. È un peccato non essere riusciti, oggettivamente sarebbe stato qualcosa di molto bello sia per la classifica sia per il morale.
sicuramente per il morale bisogna prendere quanto di buono è arrivato da questa partita, e c'è veramente parecchio di buono. Sì, sì, sicuramente c'è qualcosa di buono, anche perché la Junior si è portata anche a contatto, addirittura ha messo il naso fuori all'inizio del quarto quarto sul 66-64, così che ci deve fare, cercare sempre di lottare fino all'ultimo minuto anche in trasferta. Se continua su questo trend la Junior, sicuramente le prossime trasferte anche contro squadre magari non così in forma come Rieti, che viene dalla sesta, questa è la sesta vittoria consecutiva, magari possono andare anche in porto. Facciamo una pausa prima di poi dedicarci alle statistiche e salutare i nostri ascoltatori su radiovanda.it. Sporti Vandamente, Junior Time. Unione Artigiani, con il proprio consorzio servizi operativo a favore delle imprese artigiane e commerciali di Casale Monferrato, mette a disposizione dei propri associati i servizi fiscali, tributari, amministrativi, del lavoro, tutela ambiente, avvalendosi della collaborazione di personale abilitato e consulenti iscritti presso gli ordini professionali, operando formazione tecnica e legale per rispondere alle aspettative della clientela. Unione Artigiani, consorzio fra le imprese, strada Valenza 4H, Casale Monferrato, 0142 46 29 11. Vengo anch'io! Dal 1980 Fiat Panda non ha mai detto di no a nessuno. Figurati a te! Cosa aspetti? Entra anche tu nel popolo di Panda. Oggi puoi averla da 7.500 euro con finanziamento. E in più sulle versioni metano e GPL hai 1.000 euro di extra sconto. Oltre oneri finanziari anziché 9.000 euro. TAN 6,45 TAEG 9,70. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Fino al 31 gennaio. Fiat Panda, l'auto degli italiani. La concessionaria Grignoglio ti aspetta a Casale Monferrato in Corso Valentino 125, a Vercelli in tangenziale sud 66. Euroedil, dal 1983 la vostra casa è la nostra passione. All'interno delle nostre esposizioni troverete una vastissima scelta di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie, arredo bagno, porte, serramenti, scale, stufe e camini e molto altro ancora, a prezzi veramente competitivi. Venite a trovarci a Casale Monferrato in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil. La vostra casa, la nostra passione. Un hotel pulito, accogliente, comodo da raggiungere a un prezzo modico? Hotel Arcotel a Villanova Monferrato offre confortevoli camere con colazione, parcheggio privato e anche il wifi. Prezzi a partire da 45 euro. Hotel Arcotel a Villanova Monferrato, uscita Casale Nord dalla A26 sulla statale Casale Vercelli. Cerca Arcotel Villanova su Facebook. Info e prenotazioni 349 61 99 968. Hotel Arcotel. Qualità e professionalità al vostro servizio. Riso Vignola, dal 1880, qualità italiana nel mondo. La tradizione e la passione per il riso, unita alle più evolute tecnologie di produzione per offrire risi, cereali e legumi che fanno la differenza sul mercato. Ma soprattutto sulla tavola di milioni di consumatori in tutto il mondo. Scopri i nostri prodotti anche in linea biologica. Cereali, legumi, farine di riso, olio di riso, biscotti. Visita il nostro spaccio aziendale a Balzola. Riso Vignola, dal 1880, la passione per l'eccellenza. Per la tua pubblicità su Radio Vanda, chiama 348-9398-380 oppure scrivi a contatti@radiovanda.it. Radio Vanda. Sporti Vandamente, Junior Time. Ed è anche un bel Junior Time, un Junior Time sfortunato, una vittoria che è scappata agli uomini di Mattia Ferrari, forse anche per un filo di sfortuna, di inesperienza, immagino io, e qualche chiamata, l'abbiamo detto, senza polemizzare, ma tenendo bene i piedi per terra. Tenere i piedi per terra significa sapere fare un'analisi concreta, anche da parte di una terna arbitrale che secondo me ci ha capito
non tantissime. Non tantissimo nelle fasi decisive, qualche decisione un po', come si diceva un tempo, casalinga da parte della terna arbitrale, forse hanno magari sentito leggermente la pressione di un palazzetto importante e glorioso come il Pala Sojourner, quella che invece non hanno sentito i giocatori della Junior, perché nonostante la sconfitta comunque sono entrati in campo con la faccia tosta, con la voglia comunque di realizzare una partita importante, secondo me anche dai giovani, che è quello più importante, insomma la nostra motivazione. Un punto con una bellissima occasione per i pochissimi secondi in cui è entrato Edoardo Giovara, bene Cesana specialmente nelle conclusioni della lunga, soprattutto con degli assist, De Negri e Valentini anche bene loro in partita, ma sicuramente Marco, che ha le statistiche davanti, potrà essere più preciso di me. Guarda, al netto delle statistiche io dico che la partita dei playoff, questa una partita chiaramente da prima playoff, tanti di questi ragazzi non sono abituati a essere responsabilizzati e si sono trovati questa sera davanti a un clima che non conoscevano. Una difesa della Junior che è stata perfetta per 38 minuti, abbiamo sbragato un minuto in mezzo, un minuto qua, un minuto là. Alla fine l'ingiusto e irreale 25-20 del primo quarto ce lo siamo portati sul groppone fino alla fine, perché poi la partita l'abbiamo fatta a pari con loro, abbiamo fatto a cazzotti, abbiamo fatto nel pitturato, abbiamo fatto dal lungo. Abbiamo fatto anche Baboia col testino davanti. Ci siamo presi quel tiro di Pinkins e ci siamo accontentati di quel tiro di Pinkins da quasi 8 metri quando eravamo avanti di 2 punti. E lì ci siamo sbilanciati quell'attimo. Loro ci hanno ripreso per la collottola, perché è una squadra ottima. Adesso non ho visto la Virtus Roma, la vedremo domenica qua al Palaferraris. Rieti è la miglior squadra che io abbia visto in questo andate e ritorno, diciamo 20 giornate di campionato. Giampiero, tu cosa ne pensi? No, sono d'accordissimo, hai detto tutto giusto Marco, è tutto bene, una Junior che ha lottato palla su palla, la partita come dice il punteggio l'abbiamo persa praticamente, il distacco, il divario si è formato nel primo quarto, quel 25-20, perché poi abbiamo giocato alla pari e addirittura all'ultimo quarto abbiamo messo un punto in più, no, mi sembra? Un punto in meno, un punto in meno, sì. Va bene, sempre alla pari, ci siamo distratti pochi secondi direi veramente rispetto alla partita. Io ho ancora negli occhi la partita che abbiamo fatto a Siena, ad esempio, una Junior che ha alzato bandiera bianca a metà del secondo quarto contro una squadra nettamente inferiore rispetto a questa Rieti, che concordo con te è la squadra forse più forte di tutto il girone, almeno la più forte che abbiamo visto noi. Questa deve essere un'iniezione di fiducia, anche se una sconfitta, è difficile da una sconfitta ricevere fiducia, ma secondo me è un'iniezione di fiducia per la squadra, per la consapevolezza che anche in trasferta possiamo giocarcela, perché se ce la siamo giocata con Rieti possiamo giocarcela anche con tutte le altre squadre che andremo ad affrontare da qui alla fine del campionato. La classifica è cortissima, adesso avremo Rieti, avremo, scusate, Virtus Roma domenica, una partita fondamentale per noi prima di affrontare il derby con Tortona. Rieti, e invece Rieti è proprio Tortona prima di noi, quindi Rieti è praticamente cartina tornasole per le due squadre della provincia di Alessandria fino al loro incrocio nel derby. Se noi andiamo ad analizzare forse un po' con il lanternino questa partita, Coach Ferrari, secondo il mio punto di vista, può lavorare su un aspetto. Quando abbiamo fatto capolino davanti a Rieti andando sul 66-64, ci sono state due azioni emblematiche. La prima in cui Italiano ha fatto la penetrazione, passaggio dietro la schiena per Cesana, che è arrivato, ha rifiutato un altro passaggio dietro la schiena di nuovo per Italiano, contropiede. Seconda azione, Pinkins da 8 metri. È lì che ci siamo specchiati un po' noi. Dicevamo che Rieti poteva specchiarsi in certe situazioni. Invece in quelle due, quando siamo andati sopra, abbiamo fatto un po' gli arroganti in quelle due azioni, e secondo me potrebbe aiutarci. Guarda, gli arroganti non lo so, sicuramente. No, tra virgolette, virgolettato, secondo me non sapevamo bene che cosa fare. Non eravamo pronti a essere davanti in questo tipo di partita. Forse anche secondo quella della chiave di lettura. Mentalmente a 5 minuti e mezzo dalla fine era acerbo. E non eravamo pronti a essere lì. Nick, non so tu cosa ne pensi. Sono d'accordo, mi è spiaciuto, perché davvero credo che certe decisioni avventate da parte nostra abbiano un pochettino, e probabilmente questo avvalora la tua tesi, indirizzato la partita in un altro punto, ovvero quello di Rieti. Come detto, e lo ripeto, secondo me abbiamo peccato nei momenti chiave di inesperienza, e quello è oggettivo. Ripeto, gli inglesi dicono Roma non è stata costruita in un giorno, questa Junior è un po' Roma,
e oggettivamente vincere a Rieti con un determinato tipo di partita come quella giocata oggi sarebbe stato un salto in avanti colossale rispetto alle partite scorse, che probabilmente nemmeno ci stava, capiamoci. Forse, esatto, non ci stava. Era perché troppo forse. Per le trasferte, perché in casa qualche buona prestazione, specie anche con Trapani mercoledì, l'abbiamo questo avuto. Tipo di partite. Sono d'accordo, abbiamo fatto una partita secondo me migliore di quella di Latina, dove abbiamo vinto, abbiamo trovato una squadra però più solida di Latina. Sì. E quindi il delta davvero dei 6 punti rimane quello. Due squadre diverse, sì, perché certo. Latina comunque deve correre ai 100 all'ora, deve fare 110 punti. Qua abbiamo un giocatore che con una... è difficile giocare a pallacanestro in modo semplice. Credo che la parola semplicità sia l'essenza di Bobby Jones Jr., perché veramente è un grande giocatore che sembra che faccia tutto con una semplicità incredibile, ma è veramente molto molto efficace. Non c'è molto altro da aggiungere, secondo me. Siamo stati, non è un vanto, siamo stati molto esaustivi in fase di cronaca, perché è stata una partita molto leggibile. Non ha regalato sorprese, oggettivamente. È stata una partita molto lineare in cui Rieti era più forte, Casale cercava di inseguire la Lepre, lo ha fatto, lo ha anche superata, ha dimostrato di poter correre insieme alla Lepre. E speriamo che questo sia un viatico che possa proseguire da qui alla fine della stagione. Devo dire che è stata brava anche a essere aggressiva, certo. Qualche fallino di troppo magari nella prima parte di partita, specialmente per Battistini, che se l'avessi magari spalmati e distribuiti questi quattro nell'arco dei 40 minuti probabilmente il punteggio sarebbe stato un pochettino differente. Vero, verissimo. Lascio la parola a voi ragazzi, là dietro il numero rosso. Carlo, hai qualcosa da dire, Carlo? Chi ti è piaciuto questa sera della Junior? Santander. Anche legale. No, ma qui sono già avanti perché sono già oltre. Stanno guardando i risultati degli altri. Mi pare che le altre due piemontesi abbiano vinto in questa sera. 72, e quindi 82-81 Biella e 89-82 Tortona. Carlino è concentrato su quello. Io invece sono concentrato sui 19 assist fatti dalla Junior Novi Più Casale Monferrato in questo tipo di partita. Secondo me è un altro dato positivo, 19 assist in trasferta contro questo tipo di basket, quindi un basket diverso come diciamo da quello di Latina, che ti lascia più correre, tirare, giocare, scaricare. Contro il fisico di Rieti a me sembra un dato oggettivamente importante per la crescita. Abbiamo detto tutte cose positive, tocca a me dire qualcosa di negativo di questa Junior. Ho visto un Tinsley alla fine della partita molto sfiduciato, infatti nell'ultimo quarto non ha praticamente giocato, ha giocato pochissimo, è entrato negli ultimi secondi. Posso, anche Musso non mi è piaciuto. E anche Musso ha giocato, però Musso è questo, Musso si accende e si spegne come una lampadina, e quando si accende ti fa vincere le partite, quando si spegne chiaramente no. Però la squadra ha giocato il suo basket come domenica contro Trapani. È chiaro che ci manca tanto, secondo me, l'americano, cioè nel senso che lui si vede ancora che ha messo quella bomba da tre all'inizio del terzo quarto, sembrava essersi sbloccato definitivamente, poi però si perde in tanti piccoli particolari, cosa che invece De Negri e Valentini stesso, dopo magari uno sbaglio, dopo un errore, si riprendono immediatamente, fanno una cosa giusta, o in difesa magari recuperando una palla, o in attacco con una penetrazione, con una bomba. Abbiamo bisogno di questo giocatore, abbiamo bisogno di ritrovare la forma di questo giocatore, che può essere il collante di questa squadra, e che è un uomo in più, un giocatore in più, un'arma in più che la Junior può sfruttare. Per me è l'unica piccola nota negativa di questa partita. Non lo so se può essere questo dualismo magari con Fabio Valentini in cabina di regia, magari un po' a preoccupare Brett Tinsley, probabilmente nelle difficoltà di lettura del playbook di coach Ferrari magari Fabio Valentini è più incline magari con il suo tipo di basket, con la sua tipologia, ad essere dentro il motivo tattico di coach Ferrari. Però sicuramente questo noi non lo possiamo dire, perché noi non siamo dentro chiaramente i loro allenamenti e i loro processi di squadra. Credo che però ci sia del margine di miglioramento, e credo che Brett Tinsley dovrebbe sicuramente lavorare, ma secondo me può farcela e può essere in grado di essere lui la guida della nostra squadra. Secondo per quest'ultima stagione tutto vero, se lo raffrontiamo
arriviamo al Tinsley delle ultime 2-3 partite, se no era un ragazzo che dopo le prime 3-4 partite del girone d'andata era nettamente in crescita. Voglio credere che possa essere un momento di calo, che ci sta in una stagione da protagonista in un campionato difficile come può essere quello. Io voglio vederlo alla prova del 9 contro, sai che gli americani tirano sempre fuori quel qualcosa in più davanti ai propri tifosi, ok, ma contro la capolista che domenica affronteremo qua sul parquet del Palaferraris. E quindi io mi vedo Brett Tinsley MVP e lo dico qua, lo butto qua. Lo registriamo. Prendiamo atto, tac. Telecamere ci sono, i nostri testimoni che sono sicuramente gli ascoltatori che ci hanno seguito Brett, oggi. Cerca di fare domanda.it. Allenati sta settimana, stai concentrato. Altrimenti facciamo come Marisa, è già stato arrestato. Facciamo arrestare. E in piazza Spromonte. In piazzale Spromonte lo facciamo restare. Perché è tutto registrato, vero, come con Maurizio Mosca. È stato visto con mamma mia, ragazzi, che responsabilità che mi sono preso. Il pendolino. Allora, ragazzi, comunque una junior positiva. Abbiamo detto la valutazione per quelli che aspettano solo quel dato, cioè io, 93 comunque Rieti, 76 Casale. E abbiamo perso solo di 6, continuo a ripetermi. Quindi partita positiva per Casale, che ha distribuito bene il punteggio comunque, perché Pinkins 13, Musso 12, De Negri 12, Cesana 9, vero, distribuito bene, Martinoni 8, però in momenti particolari della partita, Musso 12, tutti in un colpo, sì. Cesana 9, tutti in un colpo, vero. E quindi questa è una distribuzione non corretta nell'arco dei 40 minuti. Per il resto, di là abbiamo avuto Bobby Jones 18, 17 per Tomasini, che aveva iniziato bene e ha finito meglio se è possibile, 11 Juan Marcos Casini, positivissimo, gara dell'ex per quello che effettivamente è stato, Toscano 10, un altro solido, un altro cattivo, un altro col taglio giusto, un altro ragazzo importante, Adelboy è comunque 11 anche per lui, non l'abbiamo visto per tantissimi minuti, anzi no, forse è un po' scomparso dal campo, però 32 minuti in campo per lui, però butta la qualità nei momenti anche lui importanti. Sicuramente. Rieti, al netto degli eventuali errori arbitrali, secondo me in alcuni casi evidenti, meritava comunque di vincere questa partita. Io sono contento che la Junior abbia combattuto ad armi pari, poco meno, loro forse avevano un po' di polvere da sparo in più, va bene, sono stati bravi loro, però davvero la partita questa della Junior verrà fuori e ci servirà per i prossimi playoff. Dunque, 14 vittorie e 6 sconfitte per quanto riguarda Rieti, invece rimangono tali le vittorie della Junior, i punti rimangono 24, quindi sono 12 le vittorie della Junior, giusto? In questo campionato? Se non sbaglio, sì. Eravamo a 11. Allora no, 22 i punti della Junior. 11-9, e quindi sicuramente giriamo sempre a più di 500, come si dice, dall'altra parte dell'oceano, e ci apprestiamo a... la settimana che ci aspetta un incontro importantissimo contro un'altra squadra laziale, anche questa importante, Roma. Punto 550, se siamo punti di là, 550, quanti punti fa Tinsley? Quanti punti fa Tinsley contro Roma? 18. 18 punti di Tinsley. Quanti punti ha fatto oggi il giocatore equatoguineano? 18. Ah, una combinazione, corsi e ricorsi, qui c'è Giambattista Rico. 18. direi che con Roma e Proietti siamo lì. Per cui andiamo in chiusura. Certo. Ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie Carlin, grazie per il ben di Dio che ogni volta ci porti, perché direi che grazie, dal punto Carlo di vista calorico sei sempre manna dal cielo. Grazie Jack per avermi accompagnato. Grazie a te Nick. Grazie al nostro competentissimo muro rosso formato da Marco Scagliotti e Giampiero Aceto, che oggi ci hanno ceduto la poltrona e lo scettro del comando. Grazie al nostro regista, a tutti quelli che sono stati con noi, e ancora una volta una buona domenica a tutti e forza Junior sempre. Ciao ragazzi. Ciao. Un calendario. Sportivamente Junior Time. Time.